Round numero 15 della Master League che si apre in Qatar, una delle ultime sessioni che ci accompagnano prima della fine di questo campionato, con un ennesimo ribaltamento di fronte in testa alla classifica. Difatti, torna a comandare J Sport, si porta dietro a quota 192 punti, quindi con soli 3 punti di vantaggio J Sport su Fabil Surname, mentre Dileggio, che aveva iniziato il round precedente in prima posizione, ora si trova ad inseguire in terza casella gli altri due piloti che sono sfuggiti, sempre tutti lì molto vicini, ma adesso più che mai i round iniziano a scarseggiare e i punti iniziano a pesare come macigni su quella che sarà poi l'ottica e l'ordine di comparsa dei piloti sulla classifica finale in generale. Nel frattempo noi siamo qui all'interno delle fasi di qualifiche, 13 minuti sul cronometro da esaurire prima dell'esposizione alla bandiera scacchi e scoprire chi sarà il poleman di questo 15° round. Il suo Gran Premio è andato nelle mani di Drago Livitato con un'ottima prestazione nell'ultimo tentativo, lui che è riuscito a migliorarsi in due tentativi praticamente consecutivi e mettendo a segno delle prestazioni invidiabili. Vedremo se anche oggi riuscirà ad arpinare la prima posizione e quindi riavvicinare le prime tre posizioni in classifica, nonostante sia abbastanza lontano, complici quelle tre gare saltate nel corso della stagione che, se non fossero avvenute, probabilmente sarebbe lì a lottare con tutti coloro che si stanno spartendo quelle che saranno poi le proprie ambizioni per il titolo. Mentre vediamo che gran parte dei piloti sono comunque in pista, molti si stanno lanciando, alcuni sono già nel proprio tentativo, così come Fabio Surname, che l'ha appena concluso in un primo 26, valevole proprio per la pole position in questo momento, mentre Mattia Metrano è già sul 21, quindi unico pilota ad essere sceso sotto questo riferimento è proprio l'Alfa Romeo di Fabio Surname, che dunque mette subito in chiaro quelle che sono le sue intenzioni, giunti ormai agli sgoccioli di questo campionato. Innanzitutto cogliamo l'occasione per dare il benvenuto al nostro consueto pubblico che ci ha seguito assiduamente nel corso di queste gare della Master League. Questa sera sarà il sottoscritto Matteo Congiu a condurvi nella gara della Master League, accompagnato ormai dal fedele ed esperto Raffaele Rosci, anche in veste di regista. Ciao Raffa. Buonasera Matteo, buonasera chat, come di consueto eventuali volumi, fatemi sapere come vi sentite, come ci sentite e anche come vi sentite, come state pronti a questo trittico finale con la Master, insomma 3 settimane, 3 mercoledì che ci accompagneranno per scoprire chi ne uscirà vincitore. E come tutti i mercoledì di quest'anno, forse fate eccezione per una sola occasione, in direzione gara ci sarà l'occhio attento di Marco Luconi, che già sentiamo scrivere sul suo taccuino quelli che possono essere gli eventuali limiti della pista superati. Ciao, ciao Matteo, ciao Raffaele, buonasera a tutti e buona Master League. Nel frattempo siamo con Luca Flaminio, uno dei tanti piloti ancora in giro in pista, mentre lì davanti qualcuno ha già messo segno dei crono interessanti. Dileggio paga 5 decimi rispetto alla vetta di Fabio Surname, un riferimento finora troppo cattivo nei confronti del pilota Ferrari, che viene sorpassato anche da Luca Flaminio, che piazza la sua Red Bull in seconda posizione a quota 114 millesimi di distanza da Fabio Surname. L'avevamo visto inquadrato Luca nel corso del suo giro, gli attimi di tensione che hanno poi accompagnato la RB19 fino al traguardo e fino alla scoperta di una piacevole seconda posizione. Luca quest'anno ha fatto un po' più di fatica, è andato sempre molto vicino comunque al podio in più di un'occasione. Questa posizione di partenza in qualifica non potrà che dargli più morale su quello che potrebbe essere il potenziale che può esprimere qui in Qatar, un circuito un po' atipico, lo dicevamo già un po' nel pre-gara, nel pre-weekend, con tanti curvoni in appoggio, sicuramente complessa da gestire in gara questa caratteristica del tracciato qatariota, e sicuramente anche la strategia a questo punto avrà un ruolo fondamentale, perché in pista sarà più complicato passare e soprattutto la gestione dei pneumatici diventerà fondamentale. Sì, la scorsa settimana con i campioni, per la verità 2 settimane fa, visto che c'è stata una pausa, questo GP con la Master League è stato spostato proprio per l'impossibilità da parte di alcuni piloti di essere presenti, quindi con l'accordo unanime da parte di tutta la categoria è stato spostato di una settimana, tant'è che poi ci tra pochissimo, quasi 24 ore, qualcosa di più, poi scenderà in pista anche la Prime League, ma andremo in Brasile per inaugurare quindi queste ultime 3 settimane con i campionati FIT. Dicevamo, una pista che anche in qualifica diventa particolare, poiché c'è una micro gestione di hertz da dover effettuare, visto che non basta la batteria ibrida per la batteria elettrica per poter dare la spinta extra per tutto quanto il giro, iniziato in questo momento intanto per J Sport. Andiamo anche ad attivare la grafica in sovrimpressione targata Formula Italian Team per avere i parziali che stanno facendo registrare i piloti nei vari settori. Non abbiamo ancora i microsettori, però magari eventualmente anche quelli recupereremo. Personalmente una cosa quest'estate con la quale devo rompere le scatole a Lorenzo è un'eventuale minimappa, non questa così grossa del gioco, poiché è fastidiosa e posizionata male. Qualcosina di diverso da dover inserire nel lifetime che dobbiamo studiare. Quindi Lopez, che tra l'altro è impegnato in pista per il momento ancora fermo ai box, gli andremo a rompere un po' le scatole quest'estate per ampliare, e anche se dalla chat insomma ci sono suggerimenti, ben vengano.
per approfondire, vivere ancora in maniera più approfondita effettivamente le gare targate Formula Italian Team, che tra l'altro, se volete, potete andare sul nostro sito www.formulaitalianteam.com, nella sezione statistiche vi è proprio il live timing, vi basta registrarvi, assolutamente gratuito, e anche in gara, insomma, potete tenere d'occhio i distacchi tra i singoli piloti. I vari ingegneri lo utilizzano davvero tanto, soprattutto per chiamare le soste, in questa pista saranno fondamentali. Il gioco di scia, mi sembra, in casa Alpine sembra quella di Zeta Pro Mauro lì davanti dal blu in lontananza, sì, dovrebbe essere lui, quindi per dare una mano a J-Sport nel giro nella quale si va a lanciare da una piccola scia, forse leggermente in ritardo, leggermente in anticipo, è partito Zeta Pro Mauro rispetto a J-Sport, che comunque tiene la quarta posizione a due decimi dalla vetta per il momento segnata da parte di Fabio Zorneme. Per chiudere ciò che dicevi prima su Drago, in particolare Monza, Italia, è stata la mazzata almeno a livello morale, credo, più pesante, perché ok, il lag era presente, ma il bot che si è andato a ritirare appena Drago ha abbandonato la sessione per cercare di avviare tutto è stato... Ok, l'incidente lo provochi te e mandi giù il boccone, ma il bot invece si ritira così nel mentre cerchi di sistemare la situazione, fa molto male. Una stagione non troppo fortunata per lui, però ha dimostrato veramente di avere un gran passo, più pole position ottenute, 4 vittorie come quelle di Fabio Zorneme in questo campionato, quindi i suoi valori li ha ampiamente dimostrati, sicuramente sarà un avversario temibile anche in ottica futura, iniziamo a parlare anche un po' di quelle che sono le intenzioni ormai prossime dei piloti in vista della conclusione dell'annata corrente e dunque anche un occhio verso quelli che saranno poi i mesi di settembre-ottobre, sicuramente fa sempre bene andare a buttarlo giusto per capire poi quelle che saranno le intenzioni dei vari piloti. Un ottimo giro di Alakicesco che poi però è stato cancellato per abuso dei track limits, era in linea con il tempo di Fabio Zorneme, è vero che Cesco avrebbe comunque potuto sfruttare una condizione migliore della pista, ma aveva fatto segnare l'unico 26.4 registrato in questa sessione nel primo settore, un secondo settore molto in linea con quelle che erano i tempi messi a segno da Fabio Zorneme in quel tratto, forse solo qualche centesimo più arretrato, più lento proprio del poleman virtuale, poi nell'ultimo settore ha avuto la disgrazia, è andato oltre linea bianca e la direzione gara ha dovuto cancellare il tentativo di Alakicesco, mentre siamo adesso con Mattia Metrano, Fuchs nel primo settore, 26.8 nel secondo, potrebbe essere molto vicino con quello che è il tempo fissato da Fabio Zorneme, vediamo dove arriva il pilota Red Bull, quarta posizione per lui alle spalle del compagno di squadra Luca Flamino di solo un millesimo, veramente molto molto vicino ai due Red Bull, praticamente due tempi fotocopia, Flamino l'ha fatto segnare anzitempo, quindi sicuramente ha potuto anche lui godere di un'evoluzione della pista minore e Mattia Metrano invece ha potuto beneficiare di quello che era un grip sicuramente più evidente a carico della sua RB19, un ottimo tempo comunque che lo mette in seconda fila, che per ora, come diciamo, è blindata totalmente dalle due Red Bull, mentre si è rilanciato Fabio, si migliora di poco nel primo settore, solamente 35 millesimi al di sotto della migliore propria prestazione, cancella il suo giro, rientra box infatti, e dunque decide di abortire, non era in linea forse con le sue aspettative, decide di rilanciarsi per sferrare un ultimo attacco in quelle che saranno le fasi finali di questa qualifica, mentre anche il suo rivale principale all'interno di questa sessione, Drago Levitato, rimane box, mentre bisogna tenere gli occhi puntati su G-Sport, anche lui all'interno della sua piazzola nella pit lane, e Luigi Rilegge scivolato in decima posizione, una posizione abbastanza pericolosa considerando che il suo compagno di squadra Marco Ganu è anche in settima posizione, di certo Rilegge ha bisogno di fare meglio di questo tempo che è rimasto con un ritardo di 5 decimi rispetto a Fabio Zorneme. Anche lui ha fatto qualche fatica eccessiva di troppo questa stagione in qualifica, si è sempre ripreso in gara sfruttando al massimo quelle che era la partenza soprattutto e quella che era la scelta strategica, proprio come ha fatto J-Sport in svariate occasioni, però in qualifica ha sempre incontrato qualche difficoltà, mentre Manuel Juve forse rovina il suo giro nell'ultimo tratto proprio nel T3, era sotto di 120 millesimi rispetto alla propria migliore prestazione, potrebbe aver perso tutto in curva 15 dove abbiamo visto andare in sovrasterzo la sua vettura, si piazza in sesta posizione, credo si sia migliorato Manuel. Ad ogni modo rimane relegato in terza fila alle spalle del pin di J-Sport, dunque sono gli ultimi attimi prima della tempesta, Raffa, tutti sono ancora ai box e ben presto si lanceranno. Assolutamente sì, tanti giri annullati, qui stiamo vedendo uno slow-mo quanto accaduto con Fabio il Surname alla terza, l'ultima curva di queste rapidissime tre destre consecutive, guardate per pochissimi millimetri è andato fuori, quindi tempo sul giro annullato, accaduto anche in precedenza da Metrano a Flaminio, è una pista dove i track limits sono tornati a farla da padrone in settimana, insomma con la Pro e la Sport abbiamo visto davvero tante penalità da parte proprio assegnate da parte della Codemaster, quindi sarà un tema fondamentale anche ciò in gara, poiché seguire una vettura
ti fa perdere quel briciolo di carico, ti trovi magari anche con una velocità inferiore perché non vuoi stare troppo sotto al pilota che segui, quindi c'è anche il rischio di trovarsi troppo interni. Adesso ci arriva Manuel Juve in questo settore, ci sono questi panettoni, questi salsicciotti gialli che demoliscono il fondo e diventa davvero poi complicato avere la stessa fiducia. La vettura tutto sommato quest'anno abbiamo visto che regge. A parte un pesantissimo danno all'ala posteriore o magari esagerato alle sidepod, tutto sommato con il fondo è andata molto meglio rispetto agli anni passati, però certamente a livello di morale fa un po' male, distoglie l'attenzione. Scendono in pista ora Cesco, Zebra Mauro, Tia, Lopez, Kestem. Cesco e Zebra Mauro già avevano provato a fare un loro tentativo, quindi potrebbe essere sì la stessa gomma oppure una gomma nuova. Fuchs andando nel T2 da parte di Lucky Cesco, acceso proprio all'ingresso di questo triplo destra. E mentre Tia Prince, Lopez che stemma, mi è parso di capire che hanno deciso di risparmiare un set, annullato il giro anche per Cesco, stesso errore di Fabio il Surname. È una curva dove si scala eventualmente dall'ottava alla settima, per avere un po' di giri motore in più, uscire più forte verso poi la penultima curva verso sinistra, anch'essa velocissima, quindi le terz'ultima e la penultima curva sono davvero al limite, soprattutto in qualifica. In gara ti tieni qualcosa, visto che tanto sei vicino alla zona di DRS, però in qualifica, con il fatto che bisogna farla a cannone, giustamente vengono fuori questi piccoli errori. E Cesco riconferma quella che è una sua grandissima competitività su questo tracciato, era in linea essenzialmente con quello che era il suo primo tentativo, che a sua volta era in linea, parallelo a quelli che erano i tempi messi a segno da Fabio Surname in quello che è il tempo attualmente fissato come riferimento per la pole position. Vediamo fioccare i giri d'uscita da parte dei piloti che si apprestano ad intraprendere quelle che sono le ultime fasi di questa 15ª qualifica dell'anno, occhi che vanno e soprattutto le camere che vanno a cercare J-Sport, che andranno poi a cercare di legge e ovviamente Pullman. Fabio Surname, il suo inseguitore, ha solamente 34 millesimi di distacco. Drago lievitato per entrare di diritto nelle ultime fasi di questa qualifica. Adesso siamo on board, così possiamo dire, con Fabio Surname che si trova a livello, si trovava a livello di curva 13-14, mentre Drago lievitato è ben più arretrato. Adesso sta arrivando essenzialmente alla 7, poi seguono le altre 9 che si percorrono in rapida successione. Credo che il più avanzato dei piloti indiziati sia proprio J-Sport, che si trova adesso a livello di curva 16, di se si è appena lanciata, credo, una Williams, potrebbe essere quella di Luca Bigno, poi lo scopriremo. Infatti, una quella di Cartista, la Williams di Cartista si è lanciata. Quindi, J-Sport si lancia come secondo pilota in questo ultimo assalto alla pole position. Si lancia anche Tia Prince, che invece è alle spalle di J-Sport. Tia Prince, che ricordiamo, non aveva ancora un giro valido a suo carico. Seguiremo poi quello che saranno i parziali. DJ attualmente in quinta posizione, 214 millesimi di distacco dalla vettura, davanti a una vettura di cui forse però è troppo lontana, dunque non potrà approfittare della scia. Il primo settore si dovrebbe concludere a breve, vengono rientrate tanto le bandiere gialle come consueto per lasciare transitare i vari piloti. Cartista mette a segno il fucsia, la migliore prestazione del primo settore 26.476, in linea con quello che era il tempo di Cesco prima che venisse annullato. J-Sport invece lì gira in 26.6, un po' altino rispetto ai primi che girano in 26.5 nel primo intertempo. In ogni modo aspettiamo quello che è il riferimento fissato da Fabio Surname in quella zona del tracciato, che dovrebbe arrivare anche in questo caso a momenti, e arriva proprio in questi istanti, riferimento da parte di Fabio il Surname, che nel primo settore va a girare sui 26.429, siglando la miglior nuova prestazione in quel tratto. Dunque ruba il fucsia a quello che era appartenuto a Cartista, mentre Marco Gano si migliora, così come Di Legge, che di sicuro migliora sensibilmente quello che era il suo tempo di primo settore, togliendo oltre 2 decimi. Lo fa così anche Luca Bigno. Quindi tutti i piloti che cercano e ritrovano quello che è un miglioramento consistente. Arriva sul traguardo adesso J-Sport per salire. Vediamo un po' in quale posizione il pilota Alpine. Adesso arriva in seconda casella, 10 millesimi di ritardo rispetto a Fabio Surname, che annulla il suo giro proprio all'ultima curva. Dunque si dovrà accontentare di un 20.623 alla meglio, di partire almeno in pole position in questa fase. Vedremo se Drago riuscirà a fare qualcosa di più. Arriva Cartista, intanto anche lui sul traguardo si piazza in sesta posizione. Attenderemo poi il transito da parte di Drago Livitato, che mette a segno la migliore prestazione nel T2, 26.6, lì nessuno meglio di lui, un tempo mostra in quel tratto. Lo però rivendica Luca Bigno, che fa addirittura meglio, credo, Avvelenato 26.689, no, in 30 leggermente. millesimi. E ci siamo ancora con Di Legge, che riesce ad arpionare la terza piazza, che subito poi diventa quarta. Si prende la pole position Schumi, e poi subito dopo Drago Livitato in un primo 20.324, dunque rifila 3 decimi.
a Fabio Hill surname, è successo di tutto in queste ultime fasi di qualifica, con un susseguirsi di piloti praticamente costante. E abbiamo visto uno stravolgimento della classifica, da Di Legge che era terzo adesso è scivolato addirittura in sesta, perché si è inserito anche Sdem in seconda posizione, solamente 15 millesimi di ritardo da Drago Limitato. Forse un po' di gioco di scia in casa McLaren, non ho visto, però ho visto le due monoposto molto molto vicine tra di loro. G-Sport ha già concluso il suo giro, infatti lo vediamo in un cool down, mentre Famiglio si piazza in quarta casella, in seconda fila, partirà al fianco di Shumi Legend, riesce a trovare con un balzo di rene un ottimo tempo, beffando anche il compagno di squadra Mattia Metrano, che partirà in nona posizione. Grandissima qualifica da parte di Luca Famiglio, ma grandissima qualifica forse dai piloti un po' meno quotati, possiamo dire così. Ci aspettavamo sicuramente qualcosa di più da parte di Fabio Surname, che ha commesso quell'errore che potrebbe costargli caro, anche perché adesso parte in quinta posizione. È vero che partirà comunque davanti a entrambi i suoi rivali G-Sport e Di Legge, che però sono subito a ruota, sono subito alle sue spalle, e conoscendo l'estrema abilità di G-Sport in partenza, ecco, non sarei tranquillo se fossi Fabio Surname. L'evoluzione della pista ha giocato davvero un ruolo fondamentale in quest'ultimo tentativo di attacco alla pole, davvero grandissimo giro da parte di Simone Fracchiolla, singolo tentativo per lui è stato per 16 minuti fermo ai box, poi ha giocato questa carta anche con il compagno Mattia Del Corso e Tia Prince, ottima scia, erano veramente attaccati sul rettilineo principale. Drago invece ha fatto tutto quanto da solo, Simone Carruba bravissimo sotto questo punto di vista. In particolare a questo punto il tempo di G-Sport non è parso allora avere così tanta velocità, almeno così tanta velocità, 3 decimi in questa Master League sembrano un abisso, però invece abbiamo visto Di Legge, Fabio, inizialmente erano anche Bigno, tutti quanti in 30-32 millesimi, poi è arrivato questo solco scavato da parte di Drago Levitato, Stem, Shumi anche gli aveva fatto un ottimo tempo, mi è parso di vederlo da solo, e anche Flaminio, sono stati bravi insomma a sfruttare l'evoluzione finale del tracciato, e ancora una volta insomma Drago si conferma matematicamente ancora lì. Certamente è molto molto dura, tuttavia questi interpreti che insomma allontanano Drago e Fabio, lo stesso G-Sport e Di Legge, anche se sono subito alla ruota di Fabio il surname, potrebbero essere una carta in più insomma per tenere sempre aperte le speranze di Drago Limitato. Una qualifica direi molto entusiasmante, ci sono tante carte che poi hanno mischiato il mazzo in ottica partenza, sarà sicuramente una via di gara molto complesso, soprattutto considerando che sono tutti e tre attaccati i rivali per il titolo, quindi qualcuno potrebbe approfittarne di più alla partenza rispetto ad altri. Ovviamente bisogna considerare sempre safety car, visto safety car che andranno ad arricchire il pentolone, ciò che bolla nel pentolone, e noi nel frattempo discutiamo ancora di quelli che potrebbero essere eventuali dinamiche della gara. Non so che pista potrebbe essere questa, si favorisca più uno dei tre, magari G-Sport dovendo gestire il pad sarà forse un po' più in difficoltà rispetto a Di Legge e a Fabio Surname, oppure pensi che sia una battaglia d'armi pari a questo punto? No dai, Jay anche con il pad in piste molto più difficili quest'anno ha dimostrato che è assolutamente lì a giocarsela, quei pochi decimi che mancano, che magari nella linearità insomma il problema del pad è più l'impostazione della curva, e che una volta rimesso quella traiettoria è difficile riuscire a correggerla, bisogna davvero avere un'estrema sensibilità sotto questo punto di vista, e quindi quell'eventuale linearità che penso non gli possa permettere di essere così preciso nel T3, il DRS, la zona di DRS è subito dopo questa eventuale parte del tracciato un po' più difficoltosa, almeno dove io insomma ho riscontrato delle difficoltà. Adesso non so Jay, il resto della pista è abbastanza fluido con traiettorie che possono essere anche molto colorate, diciamo, possono lasciare un po' di spazio all'interpretazione dei vari piloti, più spigolosa stile MotoGP che corre oggettivamente su questo tracciato, ma anche più tonda invece alla modalità turismo, mettiamolo sotto questo punto di vista, quindi non credo ci saranno queste palesi differenze. E poi ovviamente la zona di DRS è fondamentale, è singola, quindi per i sorpassi come ben detto in precedenza non sarà facilissimo, e tuttavia l'ERS qui è difficile da dover recuperare, avevamo visto con Fabio Surname lo aveva spento nel tratto nella quale stanno arrivando in questo momento, curva 4-5-6 è il più lento tutto sommato, anche il tornantino stretto verso sinistra, quindi qui si può recuperare qualcosa, era stato molto bravo Fabio a gestirla in quel modo. Anche in gara probabilmente questa è una zona dove ci si terrà tanto nel taschino, anche per non esagerare sui track limits che come abbiamo detto in precedenza saranno fondamentali questa sera.
E intanto siamo entrati di diritto nel giro di formazione, strategia uniformata per tutti i piloti in griglia che partiranno su gomma made, dunque non ci sono cambiamenti, non ci sono piloti che effettuano delle scelte diverse, perdono. Intanto andiamo a vedere quella che sarà la griglia di partenza, partendo dal fondo per l'appunto con Lopeski, che ha deciso di non mettere a segno alcun tempo per partire dall'ultima casella risparmiando dei treni di gomme, mentre partiranno dall'ottava fila il Tia Prince e la Kicesco, che è stato molto sfortunato, come dice il suo nickname, ha praticamente calciato tutti i suoi tentativi, mentre settima fila per Giovi e Z Pro Mauro. Passiamo più avanti con Manu Juve e Cartista ai limiti della top 10, mentre nelle prime 10 posizioni ad occupare la quinta fila troviamo Marco Gano, la prima Ferrari in griglia, e Mattia Metrano, beffato da un Luca Flaminio veramente in palla questa sera in qualifica. Quarta fila invece per Luca Bigno e Luigi Rilegge, che partirà dietro ai suoi rivali che si trovano rispettivamente in terza fila. G-Sport e Fabio Il Surname separati da 11 millesimi in qualifica. Passiamo alle posizioni un po' più scottanti. Luca Flaminio credo che sia la posizione più alta di quest'anno in qualifica per lui, terza posizione invece per Shumi Legend, mentre la prima fila se la godono la McLaren di Sdem, molto veloce nel suo unico tentativo, e Drago Rivitato, che mette a segno un'altra pole, l'ennesima di questa stagione dopo le più varie arrivate a Zandvoort, arrivate a Suzuka, arrivate in molteplici scenari. Anche oggi si riconferma il pilota più veloce in griglia sul giro secco, mentre a destra viene riproposta la classifica generale momentanea con il dominio, possiamo chiamarlo così, di G-Sport, quota 195 punti, quota 192 per Fabio Surname, quota 190 per Luigi Rilegge, mentre il Pullman fermò a quota 149, diciamo tre partenze in meno per lui rispetto ai piloti che lo precedono, dunque il divario di punti si spiega anche in questo senso, mentre la classifica costruttori vede sempre questa leggera prevalenza da parte dell'Alpine a quota 13 punti e mezzo in più rispetto a Ferrari, mentre tutti i piloti sono arrivati sulla griglia, si accendono in questo momento i semafori alla sinistra dei teleschermi, vedremo la vettura di Drago Livitato, poi a destra Sdem, partiti in questo istante con un ottimo spunto da parte di Drago Livitato, credo anche un ottimo spunto da parte della Pin di G-Sport, che ha cercato subito di insidiare Fabio Il Surname, che si trova adesso a Sandwich, alla fine concede lo spazio G-Sport lasciando transitare all'esterno Fabio Il Surname, che rimane in quarta posizione, sale in quinta G-Sport, sesta Luigi Rilegge, mentre che ne abbia perse tantissimo Luca Flaminio, che troviamo in ottava casella, dunque sicuramente una partenza non felicissima per lui, ne beneficiano tutti e tre i rivali per il titolo, che non riescono poi a mescolare ulteriormente le posizioni, a fatta eccezione per Luigi Rilegge, che viene scavalcato da Luca Bigno, così come anche più dietro con Marco Gano e Mattia Metrano, che si stanno dando una battaglia nel cuore dei settori del circuito del Qatar. Siamo adesso a livello di curva 6, stiamo andando verso la 7 ancora con la Ferrari e Marco Gano all'interno di Mattia Metrano, che dovrà percorrere la traiettoria più svantaggiosa, cerca di resistere in qualche modo il pilota Red Bull all'esterno, alla fine sembra avere anche la meglio nei confronti della Ferrari di Marco Gano, che si deve arrendere, ma non è finita perché continua a darsi così il circuito catariota. Alla fine Marco Gano perde la posizione anche a vantaggio di Z Pro Mauro, ne può approfittare qui la Aston Martin di Alla Chicesco, che come dicevamo riesce a sorpassare ancora una volta la Ferrari di Marco Gano, che perde vistosamente numerose posizioni, adesso si trova in quindicesima casella, ne hanno approfittato in ordine Cartista e anche Giovi, una partenza anche da dimenticare per Marco Gano, oltre a Luca Flaminio, che dopo aver perso quattro posizioni al via adesso si è stanziato in ottava posizione, e lì davanti invece Drago Livitato ha gestito quello che era il suo vantaggio dalla pole position. Sdem ha cercato di insidiarlo in qualche modo, ma alla fine il pilota Mercedes è stato abile nel saper gestire la situazione e conservare quella che era la propria leadership, mentre vediamo il gruppo ancora estremamente compatto alla fine del primo giro, e con la Williams di Luca Bigno che si è fatta vedere addirittura alle spalle di G-Sport, che ovviamente adesso avrà l'intenzione di marcare stretto quello che è il diffusore dell'Alfa Romeo davanti a sé, che ovviamente fa capo a Fabio Il Surname. Sì, c'è stato un rallentamento di gruppo, ma abbastanza fisiologico, un po' come succede nel primo giro a Monaco al tornantino, al tornante della vecchia stazione, insomma, al tornantino strettissimo, è avvenuto nello stesso tratto nella quale stanno passando in questo momento, curva 7 se non vado errato, tornantino, dalla settima posizione in giù qualcuno si è tenuto un po' più lontano in frenata, il gruppo dietro, l'effetto fisarmonica diciamo, avvicina ancora di più il gruppetto, e quindi si sono aperti un po' tutti a vari scenari, tutti volevano sorpassare tutti quanti, e chi ci ha rimesso di più è stato Marco Gano, che ha perso davvero molte posizioni. Cesco mi è sembrato quello più agile nell'incrociare poi in uscita qui al termine del T2, nel guadagnare mi è parso due posizioni in trazione nei confronti di Gano e di Giovi, quindi davvero ottima manovra parte di Cesco, che oggettivamente scattava dalla quindicesima posizione. Si sono invertiti anche Lopez e Tia Prince, due piloti che anche gli in qualifica non sono scesi in pista, Tia essenzialmente per dare un'ottima scia a Sdem, Lopez invece per salvare quanti più treni possibili di gomma morbida. A questo punto strategia appare più volte in sovraimpressione,
anche quella che si è provato, che abbiamo visto in Pro League, o che i piloti hanno provato in settimana, è abbastanza variegata. C'è sì chi punta a fare una doppia gialla ed una rossa, chi magari si è salvato qualche rossa prova a giocare una carta di una safety car o ad uscire da questo trenino che va dalla prima alla 17ª posizione, ma non è molto diciamo giocabile o valutabile quanto accaduto in Pro League, poiché il ritmo era decisamente più inferiore rispetto ovviamente alla Master League, ma anche rispetto magari a qualcuno, a chi si aspettava, insomma, si sentiva di poter spingere di più, e quindi lì si è aperto ad ulteriori strategie, chi è andato sulla bianca, insomma, per smarcare il trenino, fare undercut ed andare davanti. Quindi vedremo quale sarà il ritmo imposto da Drago Lievitato. Per il momento sembrano tutti abbastanza comodi su questo passo. Bigno, certo, è che, insomma, marchio di fabbrica, un pilota che pressa fin dal primissimo giro e vuole, insomma, già sta spingendo forte, come ben detto in precedenza, nei confronti di J-Sport. E invece Luca Flaminio riceve solo brutte notizie, perché ha un danno a carico del fondo della sua vettura. Noi non possiamo confermare l'entità di questo danno, quindi a quanto grande sia. La grafica dà una segnalazione gialla, e dunque comunque Luca dovrà gestire il resto di questi 54 giri con questa situazione a carico della sua monoposto, che di certo non lo aiuterà. Probabilmente risiede anche un po' in questo motivo la discesa di Luca nel gruppo, mentre Luca Bignon ci prova adesso nei confronti di G-Sport sul passo di DRS, sull'unica zona di DRS disponibile, mentre Fabio Surname si fa vedere nei confronti di Shumi Legend. Rimane solamente una timida la manovra di fastidio nei confronti degli specchietti di Shumi Legend, che non ci fa beffare, rimane comunque in terza posizione, mentre Luca Bignò ha archiviato la pratica G-Sport, adesso si è messo a inseguire proprio l'Alfa Romeo Sauber di Fabio Surname, che occupa la quarta posizione. E dicevi comunque che è un circuito molto difficile in cui riuscire a recuperare energia, complice forse anche questa, la presenza di una sola zona di DRS, un solo rettilineo abbastanza lungo, ma di fatto solamente una zona in cui la farfalla dell'acceleratore rimane sempre spalancata, e poi questi curvoni estremamente veloci, fatta eccezione forse per due tipi di curve, la 6 e la 7, ma curvoni in cui non ci sono zone di staccate praticamente intense, dunque si fa fatica anche a recuperare energia in quel senso, e dunque l'ERS diventa una tematica fondamentale a cui saper badare. Un pilota è chiamato a non sprecarlo, a usarlo con parsimonia, o quando è sicuro di poter portare a termine un sorpasso, quando è sicuro della reale efficacia che deriverebbe dall'utilizzo della batteria ibrida. Sì, non c'è la staccata forte, oggettivamente anche quella in curva 1 alla fine di questo lunghissimo rettilineo, quella zona di DRS, passi dall'ottava alla quinta marcia e porti tantissima velocità in curva. Sono tante curve di percorrenza, un po' come a Silverstone, fatta eccezione per il tratto nuovo, insomma. Tanto Cesco fa registrare la migliore prestazione, 26-1, va anche al sorpasso di Zeta Promoto, immagino sorpasso facile di DRS, altra posizione guadagnata per Cesco, che forse esce leggermente largo, si apre ad un incrocio di Zeta Promoto, che invece desiste, decide di rimanere dietro alla Aston Martin di Allachi Cesco, che tenta ancora una volta di risalire il gruppo. Dicevo, non ci sono le staccate forti, anche le curve di media velocità, viaggiamo sempre intorno alla quinta, sesta marcia, se non per questo tornantino strettissimo, dove anche qui in realtà tanti, quest'anno c'è, insomma, un leggerissimo, chiamiamolo bug, insomma, il modo di guidare. In quarta marcia si punta un po' a slidare con il posteriore, aiuta un po' a girare sotto questo punto di vista, almeno a livello di sports, i piloti più blasonati, anche alla Source in Belgio l'abbiamo visto fare, quindi c'è questo, tra virgolette, minuscolo bug. È un modo, insomma, di far guidare, di girare la vettura, e comunque anche in quel tornantino, quindi non c'è modo di andare a risparmiare. E poi quel T3 sei essenzialmente sempre con la farfalla spalancata dell'acceleratore, poiché in qualifica magari si andava ad alzare leggermente in questa penultima curva, in gara credo che chi sia dietro possa permettersi di risparmiare qualcosa. Anche a livello di setup si viaggia abbastanza carichi, credo che essenzialmente si alza per evitare i track limits, altrimenti se, diciamo, il gioco fosse più permissivo forzerebbero ancora di più, e insomma in questo modo, stando sempre con l'acceleratore spalancato, non si va a recuperare la parte ibrida. Splendida questa immagine, tanto con l'elicottero che insegue tutte le vetture, mentre che Ametrano è andato al sorpasso, ancora non è riuscito a chiudere all'esterno. Bella questa manovra da parte di Ametrano, immagino all'interno alla 1 e poi dall'esterno, l'abbiamo visto in curva 2, riesce a ricucire nei confronti di Luca Flaminio. Tutto sommato il gruppo è sempre lì, tutti quanti sono ancora in zona di DRS.
Dunque, una situazione ancora che si deve evolvere per quanto riguarda gli stacchi e gerarchie da intraprendere nel corso di questo Gran Premio. Difficile riuscire a distanziare il pilota dalle nostre spalle, in quanto comunque non ci sono curve in cui fare nettamente la differenza, e i track limits stanno rappresentando un punto molto importante nel corso di questo Gran Premio, perché quasi la metà della griglia già ne ha accumulato almeno uno. Quindi iniziano già a riempirsi le caselle all'interno del nostro light timing, indicando che diversi piloti hanno accumulato dei richiami da parte della direzione gara. Uno tra questi è proprio Drago Livitato, che ha appunto ricevuto un ammonimento da parte della direzione gara al giro numero 4. Tutti gli altri all'interno delle prime 10 posizioni sono ancora esenti da questo tipo di richiami. Più indietro nel gruppo invece ecco che iniziano ad arrivare le prime segnalazioni. Sarà sicuramente una tematica da considerare nel corso di questo Gran Premio, mentre vediamo che adesso Shumi Legend si difende nei confronti di Fabio Surname. Vedremo se avrà la meglio il pilota Alfa Romeo, che adesso all'esterno non può staccare profondo invece Shumi Legend, perché davanti a sé ha la sagoma di Sdem, dunque avrà all'interno che Fabio Surname, che sembra poter portare a termine il sorpasso. Non ci sta Shumi, che tiene giù il piede, però alla fine deve lasciare sfilare davanti a sé quella che è la monoposto di Fabio Surname, in quanto era già troppo davanti per poter opporre ancora resistenza. Dunque sale virtualmente a podio Fabio Surname, mette più posizioni possibili tra sé e G-Sport. Momentaneamente ci sono due vetture frapposte, la Haas di Shumi che è stato appena sorpassato e la Williams di Luca Bigno, che aveva invece qualche giro fa sopravanzato l'Alpine di G-Sport, che viene marcato in questo caso da Luigi Legge, che dopo aver guadagnato una posizione al via nei confronti di Luca Famiglio è rimasto in maniera abbastanza tranquilla alle spalle di Luca Bigno prima e poi G-Sport. Tutti su gommamenti, dicevamo, quindi anche dal punto di vista strategico si ha una certa omogeneità, e non so bene quanto possa durare questa gommamenti, Raffa, però presumo che intorno al 21esimo, 22esimo, forse anche qualche giro in più, i piloti inizieranno a considerare la scelta di un pit stop per poi montare la gomma hard, oppure si può anche andare a intraprendere la scelta magari di fare una doppia sosta, quindi fare magari doppia media e una soft nel finale. Sì, è abbondantemente copribile, insomma, la soglia dei 20 giri su questo pneumatico, nel mentre Vigneault si affaccia su Shumi, due eterni rivali della Sport. Grandissima staccata da parte di Luca Vigneault, che sembrava per un momento anche andare a colpire Fabio Surname, che ha dovuto pressare Sdem per avvicinarlo ancora di più nei confronti di Drago, per anch'egli difendersi dall'attacco. Grandissima staccata da parte di Vigneault, che l'ha frenata in un fazzoletto, insomma, con il leader del campionato lì davanti e il rischio di fare un patatrack non da poco. Lo avevamo detto in precedenza, Vigneault sempre molto aggressivo, pressando in questi primi giri. Adesso si mette a caccia di Fabio Surname. Ancora una volta grande prestazione da parte del pilota della Williams. Per quanto dicevi le gomme, sì, una ventina di giri. Io onestamente un po' per tutto il gruppo mi aspetto una gialla rossa. Si potrebbero fare due rosse. Pro League, il Tia Prince lo ha fatto, ma ci si apre... Ops, dobbiamo mettere in carica il pad intanto. Ma ci si apre delle strategie. È a rischio anche di magari andare fuori fase con il gruppo, non essere sincronizzato. Ok, vai su un'altra rossa, fai undercut, però poi scendi prima con la gomma, in questa master ti passa uno e poi tutto il trenino vuole andare, quindi rischi poi di uscire dalla finestra giusta per poter restare lì con il gruppone. Quindi immagino tutti gialla rossa. Poi non sono così esperto su questa pista, o almeno esperto, navigato, diciamo, su quale sarà la scelta giusta. Insomma, tutti gli ingegneri, tra l'altro chat bella popolosa questa sera, buon Raffo Idex, tanti anche volti nuovi, no, volti, nickname, Giuliano Nome, che The Stig F1, tanto si muove Stem nei confronti di Drago? No, è arrivato molto sotto in frenata, quindi come ho detto, Giovi, che insomma anche egli, nonostante fosse in qualifica, anche egli a tifare Stem, evidentemente in settimana hanno visto che Stem aveva davvero un grande potenziale in qualifica. Quindi abbiamo letto anche Giovi a tifare per il suo compagno barra rivale in pista. Ricky Bizzo, militante in Pro League. Rocky, primo messaggio in chat. Quindi bello vedere Kalex 6. Insomma, tifo anche da parte sua nei confronti di Giovi. Sono l'ingegnere di pista di Fabio Surname. Molto bene. Vedi, ha Stig Fabio come ingegnere di pista. Quindi non da poco. Beh, si spiega perché riesce ad andare così forte. Ricordiamo che lui ha 4 vittorie, così come Drago Levitato. Quindi, se dovesse vincere Drago Levitato, sorpasserebbe poi Fabio Surname nella quota totale
riferita a questa stagione, di successi ottenuti nel corso di queste prime 15 gare. Poi rimarrebbero i rimanenti due round del Brasile e poi di Abu Dhabi a decretare eventualmente la prevalenza di uno o nell'altro in quello che saranno i successi riscossi. Mentre siamo ormai in fase di conclusione del nono giro e siamo in procinto di iniziare la decima tornata di questo Gran Premio, con essenzialmente nessuna variazione per quanto riguarda le prime due posizioni. Un Fabio Sonneme che si è ritappato, adesso potrebbe anche sorpassare Sdem. Vedremo se avrà appunto Ayers e soprattutto l'intenzione di andare a sorpassare il pilota McLaren. Sembra proprio essere così, infatti prende l'interno, sorpasso agevole per lui sfruttando la velocità di punta maggiore che viene raggiunta grazie all'utilizzo della mobile. Si piazza in seconda posizione, la prossima vettura da superare è proprio quella di Drago Levitato. Vedremo se Fabio cercherà di imprimere il proprio ritmo cercando anche un sorpasso nei confronti di Drago e quindi tentando di rompere la barriera del secondo, un compito che sarebbe comunque abbastanza complicato, o almeno nessuno fino ad ora è riuscito a rompere questa barriera, complice, come dicevamo, le caratteristiche del tracciato, le ampie velocità che si trovano ad essere percorse lungo il circuito catariota. Mentre adesso siamo on board con la vettura, se non erro, del Tia Prince, che sì, è l'inseguimento di Marco Gano, che dopo quella scivolata iniziale si trova ad essere ancora in quindicesima posizione, non è riuscito a trovare la via del sorpasso dopo aver perso diverse caselle nelle fasi di avvio, e il Tia Prince, come dicevamo, rimane in scia di quelle che sono le vetture del gruppo, che si snoda dalla prima posizione di Drago Levitato essenzialmente fino alla quindicesima, anzi sedicesima, occupata proprio da parte del pilota McLaren. Forse c'è stato qualche piccolo problema da parte di Lopensky, che adesso si trova a un secondo e mezzo, di aver perso qualche decimo di troppo negli ultimi giri ed è uscito dalla zona DRS, è comunque abbastanza vicino al gruppo, dunque dovrebbe essere in grado di rientrare per ricompattare definitivamente quello che è il parco e il pacchetto piloti di 17 membri. Mentre per adesso sembra non essere troppo ambizioso alle spalle di Drago Levitato Fabio Sornemi, infatti si fa solo vedere, rimane alle spalle, mentre ci siamo con Luca Flaminio, che ha sorpassato Luigi Rilegge, che prova a resistere all'esterno in fondo a curva 1, avrà all'interno qua Luca Flaminio, sembra essere riuscito a portare a termine il sorpasso, ci riprova ancora Rilegge con una staccata molto attardata, prevale ancora la sagoma di Luca Flaminio, che porta a casa un grandissimo sorpasso all'esterno nei confronti di Luigi Rilegge, che ha cercato di tenere a bada quella che era la RB19 di Luca, però si ha dovuto alzare le mani nei confronti di quello che è stato poi anche il sorpasso da parte di Mattia Metrano. Infatti Luca lo aveva sorpassato, se non erro, di DRS lungo il rettilineo, ha deciso poi di approfittarne anche l'altra Red Bull presente in pista, ha perso quindi due posizioni Luigi Rilegge nel corso di questa tornata. Sicuramente dovrà rimboccarsi le maniche per non perdere troppo contatto nei confronti di G-Sport, che invece era tanto suo, rimane in scia nei confronti di Shumi Legend. Di certo non un buon avvio di questo undicesimo giro per Luigi Rilegge. Mentre lì davanti tutto rimane fossilizzato su come ci eravamo appunto lasciati, e soprattutto ciò che va ad avvalorare, ad aggiungere valore a quello che è il sorpasso da parte di Luca Flaminio, è questo danno presente a carico della sua monoposto, che non sappiamo quanto realmente possa andare ad incidere, ma di certo non può più contare sulla completa efficienza della monoposto, e questo va a complicare ovviamente le condizioni di guida da parte del pilota Red Bull. Red Bull che oggi appaiono un po' più compatte, dunque buon lavoro anche di squadra da parte di loro due. Infatti anche in qualifica, fasi ovviamente precedenti a quelle che era la conclusione, avevano occupato la terza e la quarta posizione, a riprova del fatto che oggi avevano trovato forse una competitività che era mancata invece in altri appuntamenti. Mentre ci siamo perché Fabio Sornheim ha sorpassato Drago Levitato, che adesso dunque si trova ad essere insidiato da Sdem alle sue spalle, mentre Fabio ha cercato di rompere gli indugi. Vedremo se adesso ne avrà per andare a cercare di rompere il muro del secondo, utile per l'utilizzo del DRS e imprimere il proprio ritmo. Sarebbe molto complicato come missione, come compito da andare a portare a termine, però è riuscito a risalire praticamente dalla quinta casella Fabio Sornheim fino alla vetta, dunque un grande avvio di gara per lui, che non si è fatto scrupoli ed è riuscito a sorpassare un pilota dopo l'altro senza andare in difficoltà. Adesso riesce anche a rifilare 7 decimi nei confronti di Drago Levitato, ovviamente starà usufruendo di un po' più di hers rispetto a quanto non facesse normalmente. Anche Drago poi sarà chiamato a rispondere in termini di utilizzo energetico della propria batteria elettrica. Vedremo come transiteranno sul traguardo per l'inizio del prossimo giro. Momentaneamente il distacco rimane fissato sui 7 decimi, credo che siamo nelle fasi conclusive del giro, siamo intorno a curva 15 se non erro, dunque dovremmo avere il riferimento molto breve. Infatti sì, avviano adesso verso curva 16 i piloti, ma credo che il passo
che ha iniziato a imprimere Fabio Surname sia stato devastante, almeno all'interno di questa tornata. Vedremo se riuscirà a ripetere questa prestazione nel corso dei giri a seguire, mentre Drago Livitato, non essendo stato escluso dal DRS, riesce ad aprire la mobile ed accorciare le distanze nei confronti di Fabio. Di dietro anche Luca Bigno ci prova nei confronti di Stam, che prende l'esterno, dunque forse un po' sprovveduto qua nel non difendersi di Pilota McLaren, riesce a difendere comunque bene la posizione nonostante occupasse la traiettoria più svantaggiosa sulla carta. Rimane in terza posizione, ma Luca Bigno è decisamente molto molto aggressivo, come dicevi tu Raffa, addirittura forse ha dato l'idea anche di volerci provare qui in arrivo a curva 5, molto difficile in quel tratto di pista dove non è un reale punto di sorpasso, non c'è una staccata profonda come il resto non si trovano nel corso di tutto il tracciato catariota. Ad ogni modo un Luca Bigno che vuole pressare forse per dare prova di quello che è il suo reale passo che può svolgere quest'oggi, che potrebbe essere premiabile con il podio. Decisamente sì, è lì in palla, ma insomma sono tutti quanti lì, purtroppo soltanto Lopeschi uscito dalla zona di DRS, poi si prova ad utilizzare più batteria per rientrare ma non ce la fa. Incertezza qui da parte di Stam in trazione, uscita all'ultimo sinistra, tornato un po' più aperto, quarta quinta marcia all'incirca per andare a chiudere il T2. Qualche curva prima anche incertezza a parte di Drago Lievitato in trazione, insomma la gomma comincia a mollare leggermente, soprattutto nella fiducia nelle curve più lente, dove nonostante si cerca di dare ancora un filo di gas per insomma mantenere la vettura appoggiata, comunque bisogna alzare al centro della curva, aspettare che il posteriore ruoti, e quindi incertezza sotto questo punto di vista da parte di Stam. Vi recupero il... invece no, non recupero niente perché Drago si affaccia all'interno di Fabio Surname, che lascia la porta aperta abbastanza, forse anche troppo corretto sotto questo punto di vista, perché l'attacco da parte di Drago era arrivato un po' in ritardo, mi era parso Fabio avesse già impostato, quindi è molto molto attento sotto questo punto di vista a lasciare poi lo spazio, molto sportivo, molto corretto come detto, a Drago il Lievitato 97. Insomma non sembra tanto che ci sia stato il tirone da parte di Fabio Surname, ha provato una piccolissima fuga ma ha trovato un Drago Lievitato attentissimo. Drago insomma stando davanti non credo abbia spremuto la sua parte ibrida, Fabio ha dovuto dare qualcosa in più per riuscire a risalire quelle 3-4 posizioni che lo separavano dalla vetta del GP, quindi è normale diciamo che abbia tastato un attimino il terreno per capire se si potesse fuggire. Dubito fortemente che dal primo anche al 17esimo Lopez, che con un undercut può rientrare, glielo permetteranno. Vi recupero quanto accaduto la manovra con Mattia Metrano nei confronti di Legge, davvero acrobatica sotto questo punto di vista, perché di Legge non voleva assolutamente mollare. Sul finale vedremo anche un'incertezza da parte di Allachicesco in frenata al tornantino, che l'ha obbligato a perdere la posizione nei confronti di Zeta Pro Mauro, nel mentre che in diretta e live in alto a sinistra vedete tutto sommato non si dovrebbero muovere troppo le carte, forse soltanto Stam con Luca Bigno, insomma Luca Bigno ad attaccare Stam, ma non sembra, sono ancora abbastanza lontani. Abbiamo insomma rivisto la manovra di Metrano e eccolo lì Cesco che in frenata per evitare di tamponare la vettura davanti a lui è andato sullo sporco e si è trovato poi a dover cedere la posizione a Zeta Pro Mauro. Resiste ancora la leadership da parte di Fabio Surname, anche se vicinissimo in questa circostanza Drago Lievitato, che non vuole mollare il diffusore dell'Alfa Romeo. Arrivano adesso sul rettilineo della partenza dove potranno poi spalancare il DRS, o meglio dovrebbe arrivare a breve se non mi sono confuso con quelle che sono le strade praticamente totalmente uguali, le curve di questo circuito catariota. Credo ci arriveranno a breve, quasi alla fine, hanno finito da poco il T1 verso metà percorso. Vabbè, un po' ci vuole. Ok, comunque non volevo mollare, rimaneva molto molto vicino, forse la vicinanza era proprio dovuta al fatto di aver appena passato il tratto di RS, dunque aveva potuto sfruttare la velocità maggiore per rimanere più vicino al posteriore di Fabio Surname, e poi ovviamente il distacco si è stabilizzato nel corso di questa tornata, infatti rimaniamo con i canonici 5-6 decimi, una situazione di totale omogeneità, mentre viene fornita anche una parentesi, un'informazione riguardo alle gomme. Sembra che Stam stia passando un po' meglio riguardo al consumo dei pneumatici, soprattutto credo che siano distribuiti più o meno di 2 unità percentuali su tutti gli pneumatici, quello che è il maggior stato di forma, chiamiamolo così, dei pneumatici di Stam nei confronti di Drago Lievitato. Si avvia adesso per l'inizio della 16ª tornata, è riuscito a prendere qualche metro in questa circostanza Fabio Surname, che potrebbe fargli dormire sonni più tranquilli in arrivo a curva 1. Vedremo se si aprirà un avventaglio nel tentativo di provare un attacco, forse qua Drago Lievitato in precedenza si era buttato con intenzioni forse un po' più tardate nei confronti di Fabio Surname, in questa circostanza invece nonostante fosse molto molto vicino ha preferito rimanere alle spalle e attendere oltre per portare il sorpasso, anche perché si è reso conto che comunque non riuscirebbe a dare il tirone che sperava,
e dunque l'alternarsi lì in vetta non gioverebbe come invece magari aveva potuto presagire. Mentre qua siamo con Sdem, è un replay anche in questo caso, era proprio il replay del sorpasso che aveva tentato Sdem nei confronti di Drago Levitato, sfruttando quello che era il passaggio di Fabio Sornemi nei confronti del pilota Mercedes, che però ha saputo fare buona guardia nei confronti della McLaren, e dunque Sdem si è dovuto accontentare della terza posizione. Molto furbo qui il pilota McLaren a saper sfruttare a proprio vantaggio quella che poteva essere una ghiotta opportunità, però è stato altrettanto bravo, come dicevamo, Drago Levitato a difendere la sua seconda posizione e a non far frapporre nessuna vettura tra sé e il leader di questa gara, Fabio il Sornemi. Mentre nessuna novità per quanto riguarda Luigi Riegge, che rimane sempre alle spalle delle due Red Bull, così come AJ Sport rimane ancora dietro alla Haas di Shumi Legend. Praticamente ci sono stati giusto dei cambiamenti a inizio gara, proprio nelle fasi di partenza, poi qualche cambio di posizione che ha riguardato soprattutto Fabio Sornemi e Luca Bigno. Da lì in poi una situazione di relativa calma in pista, quando entriamo ormai quasi vicino alla finestra del pit stop, che infatti viene segnalata proprio in questo istante da parte della direzione gara, che va a iniziare quello che potrebbe essere un primo pit stop soprattutto per coloro che avevano deciso di partire su gomma soft. Però questa nostra griglia consta solamente di piloti su gomma a spalla gialla, fatta eccezione per Lopeski, che l'ha cambiata credo forse il giro precedente, dunque da veramente poco tempo, dunque può sfruttare questa nuova gomma soft, ed immagino che Lopeski sia uno dei piloti che andrà a effettuare a questo punto due soste. Ha fatto media, soft, e credo faccia ancora una volta soft e media, oppure può andare penso comunque sulla soft, sia una soft per rientrare nel gruppo, in modo che così poi sta con il DRS dei vari piloti, e poi o andrà su una gialla. Io non mi sento dire che i piloti andranno a utilizzare l'hard, magari invece mi smentiscono tutti quanti e la scelgono per avere più fiducia, ma insomma magari Lopez, che invece è uno di quelli che può farlo, perché questa soft anticipata rispetto a un 5 giri all'incirca rispetto ai piani che un po' tutti avevano per la gomma gialla, a meno di scombussolamenti del gruppo, che potrebbero avvenire dalla prima alla 17esima posizione, alla 16esima questa volta posizione per, e infatti è il Flaminio il primo a muoversi per far saltare il banco, anticipa la sosta, e dalla settima posizione nella quale si trova rischierebbe anche di andare verso la prima, visto che 3 secondi credo, forse qualcosa di più, lo separava dalla vetta. Di nuovo gomma gialla, come detto in precedenza mi aspetto gialla, gialla rossa per tutti, ma vediamo, magari qualcuno con la hard, trovandosi tutti quanti nel gruppo, se riesce ad accendere subito la gomma e rimane lì, la hard dà ovviamente più fiducia, non hai quel calo che abbiamo visto in trazione con alcuni piloti, per poi immagino andare tutti quanti sulla rossa. Guarda Lopez che come si è avvicinato nei confronti di Flaminio con soltanto 2 giri di undercut. Allora era lontano 3 secondi da Tia, che a sua volta in 16esima posizione, rispetto alla settima sono credo altri 4 secondi all'incirca. Insomma Lopez che si è decisamente ricompattato con il gruppo, deve aspettare la sosta di tutti quanti gli altri per poter tornare ad utilizzare il DRS. Un'intuizione rischiosa quella di Lopez, che però ha dato i suoi frutti, di certo ha accorciato sensibilmente in maniera palpabile rispetto a quelli che erano i suoi distacchi pre-pit stop, poi bisognerà fare i conti con quelle che saranno le durate delle gomme, ma anche con eventuali safety car, virtual safety car, che potrebbero giovare alla causa di Lorenzo Tamorri attualmente in 17esima posizione, mentre lì davanti continua la leadership di Fabio il Surname. E soprattutto, come dicevi tu, adesso rientra ai box Drago, seguito da Sdem, seguito anche da Shumi. Vediamo se rientrerà anche J-Sport, che decide di rimanere fuori mentre rientra il compagno di squadra di Luca Flaminio, Matteo Metrano. Legge decide di seguire quello che era la scelta di J-Sport, rimane fuori anche lui, così come Luca Bigno e ovviamente Fabio Sornemi, leader, che poi transitando per primo in quella zona non ha potuto rispondere quelle che era il pit anticipato da parte di Drago Levitato, che viene rilasciato praticamente nel mezzo di credo quella che fosse una Aston Martin, se non ho visto male quella di Anna Chicesco, che viene dunque ostacolato in quello che è il suo processo di pit stop, deve aver perso ulteriore tempo nella corsia, mentre escono tutti vicinissimi con Sdem che si porta a zainetto dietro di sé la Haas di Shumi Legend e la Red Bull di Mattia Metrano. Red Bull di Mattia Metrano che viene sorpassata in questo istante da Luca Flaminio, che non riesce però a sorpassare la Haas di Shumi Legend. Vediamo se però sfruttare la maggior stato di forma della sua gomma, che è già in temperatura rispetto a Shumi Legend. Shumi Legend cerca di difendersi, lo accompagna leggermente fuori, non trova lo spazio Luca Flaminio, che allora dovrà inventarsi qualcosa qui in arrivo a curva 4 e curva 5. Sembra essere comunque ancora alle spalle e le pilota Red Bull. Nel frattempo Mattia Metrano ovviamente non dà fastidio a quelli che sono gli attacchi sferrati dal suo compagno di squadra Shumi Legend, sembra ancora non riuscire ad
allontanarsi rispetto a quelle che sono le pressioni incessanti di Luca Flaminio, che come dicevamo può sfruttare questa sua temperatura più ottimale dei pneumatici, mentre andiamo su Fabio Sorname, perché adesso sarà chiamato obbligatoriamente a rispondere a quello che era l'undercut messo a segno prima da Luca Flaminio, che però è stato braccato da Shumi Legend, e poi quello che è stato l'undercut messo a segno soprattutto da parte di Drago Livitato. Non rientra Fabio, non rientra neanche Luca Bigno, e fanno lo stesso anche C-Sport e Luigi Rilegge. Anche Z Pro Mauro non è rientrato, così come Manuel Juve, Giovi, Marco Gano e il Tia Prince. Tutti fino a Cartista hanno ancora la sosta da effettuare, mentre da Drago Livitato in poi tutti hanno effettuato il proprio pit stop. In questo momento si fermano la Haas di Giovi e la Ferrari di Marco Gano. Vedremo se il prossimo giro sarà la tornata propizia per i primi otto per andare a effettuare il proprio pit, ma a questo punto credo che stenderanno il più possibile la gomma media, sperando in eventuali safety car, virtual safety car, oppure sperando magari in una doppia soft, per quanto possa essere ardua comunque la missione di riuscire a portare un doppio treno di gomme rosse fino alla bandiera scacchi. Credo un giro furioso da parte di Fabio El Sourname, due avvisi accumulati nel corso della 19ª ed ultima tornata che abbiamo visto. Uno proprio credo gli sia arrivato lì quando l'abbiamo recuperato con le immagini in diretta, era davvero sulla linea, ma lì purtroppo il gioco è davvero molto molto sensibile, e quindi credo un avviso sia arrivato in quel frangente. Quindi al prossimo avrà una penalità di 3 secondi, 3 secondi che per il momento sono stati accumulati da parte di Z Pro Mauro, Tia Prince, Cartista e alla Chicesco, che per un giro si è portato nello zainetto un undercattante Lopeschi, e poi insomma la gomma rossa è soprattutto il deficit di batteria Lopez, che è davvero tanti giri che lo intravediamo lampeggiare, quindi è in riserva tra virgolette. Qui credo arrivi anche un avviso, poi che ha girato un po' stretto e anche lì il gioco è particolarmente rabbioso. Box intanto per Fabio Sorname, box per il leader Fabio, che a questo punto avrà perso la sua leadership, quindi immaginiamo sarà alle spalle di Drago Livitato, Sdem e anche Shumi Legend. Probabilmente anche Luca Flaminio sopravanzerà Fabio Sorname. Altro, dopo la sosta Sdem ha accumulato anche lui un danno al fondo, ci siamo persi forse il momento in cui è stato effettuato questo danno a carico della monoposto di Sdem, ma ad ogni modo avrà sicuramente un monoposto meno governabile in questa seconda metà di gara. Mentre esce in questo istante Fabio Sorname, che ha tolto il limitatore, passa Drago, passa Sdem, passa Shumi, passa la Red Bull di Luca Flaminio, forse passa anche la Red Bull di Mattia Metrano, che arriverà lì lì con Fabio Sorname, che alla fine si deve accodare dunque alle spalle delle due Red Bull, ritorna in 12ª posizione, che sarebbe, se non faccio male i calcoli, una 6ª posizione virtuale, una volta che si fermeranno i piloti che vanno da Luca Bigno fino al Tia Prince. Dunque un overcut che probabilmente ovviamente in pista non ha pagato come da previsioni, ma che sicuramente gli potrà dare un contributo maggiore in termini di durata di questa gomma, che conserverà un miglior stato di performance rispetto ai suoi avversari, che invece andranno incontro ad un degrado più precoce rispetto a quello che potrà fronteggiare poi Fabio Sorname, che però deve stare attento sotto il fronte warnings, quindi magari dovrà prestare più attenzione nel non effettuare una ribalta clamorosa e furiosa come aveva messo a segno nelle fasi iniziali, che l'hanno portato dalla quinta casella fino alla prima. In quanto se dovesse accumulare un altro warning, ecco che verrebbe accreditata a suo carico la penalità di 3 secondi per ammonimenti multipli, proprio come viene fatto in questo caso nei confronti di Lopeschi, mentre proseguono compatti tutti i primi 6 piloti, in cui sono inclusi anche G-Sport di legge, fatta eccezione per Tia Prince, che si ferma. Dunque rimangono solamente 5 le monoposto a non aver ancora effettuato il proprio pit stop obbligatorio. Va a completare il duo McLaren la sosta con il Tia Prince, e vedremo dove uscirà la McLaren del Tia. Probabilmente andrà a giocarsi la posizione insieme a Lopeschi e Marco Ganu, in quanto ha perso tanto tempo nei confronti dei rivali, dunque sicuramente anche lui in pista avrà perso delle posizioni importanti, che poi però potrebbero essere restituite sul fronte di una maggior durata della gomma, come già descritto per quanto riguarda la situazione di Fabio Il Sorname. Di contro Fabio avrebbe potuto anche provare a stare forse fuori un paio di giri in più, mentre Luca Bigno, che era uscito dal DRS, avrebbe avuto forse più necessità di rientrare per evitare di perdere troppo tempo e quindi farsi trainare dagli altri piloti. Quindi forse avrei visto di più una sosta di Luca e non di Fabio. Magari sbaglio, Raffa, non so se tu avresti fatto diversamente o hai un'altra interpretazione. La difficoltà per Fabio è che era il primo. Bigno, Jay, Di Legge, stando nel gruppone, hanno più che molte possibilità, insomma, anche tutto il diritto. Invece no, Bigno si ferma adesso, ma Jay sono convinto che allungherà almeno altri 3 giri, arriverà al 25esimo e poi doppia rossa, perché erano lì nel gruppone, la gara non stava evolvendo per loro, anzi si sono trovati vittime di un eventuale undercut. Bigno adesso scenderà anche dietro Cesco, quindi fermarsi adesso significa andare dietro il gruppo, aspettare un ennesimo stint.
giocarsi invece adesso questa carta di allungare, andare con una doppia rossa, potrebbe rivelarsi ancora una volta, soprattutto con J-Sport a livello strategico, che riesce sempre in queste mezzi miracoli tra virgolette a fare davvero delle grandissime prestazioni. Stiamo vedendo in grafica, Fabio è stato l'unico che in questo stint, quando si è fermato, è andato a montare la gomma rossa dei piloti in corsa per la vittoria. Non me ne vogliono Lopez, chi ti è cartista, però sono un po' più arretrati. Bigno invece anche gli è andato a mettere questa gomma rossa, che con una... ci si può pensare ad arrivare, ovviamente facendo un'ulteriore sosta, sempre andando a montare la gomma più morbida. C'è da capire chi di questi piloti ha due treni di gomme nuove, perché Jamie pare abbia fatto tre tentativi, quindi a questo punto almeno due tentativi sono stati effettuati sulla stessa gomma, altrimenti, per carità, è una percentuale bassa, un 5-6% della gomma che arriva in qualifica, che dalla qualifica utilizzata per un tentativo arriva in gara. Però poi sotto la bandiera a scacchi quel 5% ti rimane strozzata in gola, diciamo. E continua tutto il gruppetto. Hanno 13 secondi su Drago Lievitato, ma per la sosta andrebbero forse anche dietro Gano in questo momento. Sono a 24 da Gano, mi pare ce ne volevano 25 per la sosta. E... ecco, fa comodo a Di Legge eventualmente, ma è comoda anche la posizione di Zeta Pro Mauro in casa Alpine. Perché... essere in due a fare questa strategia potrebbe portare all'Alpine anche tanti punti per il costruttori. Alpine che peraltro ha già un vantaggio virtualmente in gara, era stato quotato a 20 punti, se non erro prima di questo appuntamento erano circa 13 lunghezze e mezzo nei confronti di Ferrari, dunque andrebbe ad arricchire quello che è il tesoretto del team francese in ottica costruttori, che di certo va a dare un peso importante, mentre qua abbiamo visto forse un pilota che era andato leggermente fuori pista, non so se in un tentativo di attacco, credo che si tratti proprio di Lopez che lascia passare o forse di Alacicesco che lascia passare dinanzi a sé Mattia Metrano dopo un attacco feroce da parte del pilota Red Bull, e mentre viene dato ancora una volta una penalità, non ho visto purtroppo a quale pilota fosse indirizzata. Ad ogni modo la direzione gara attribuisce ulteriormente altri 3 secondi a piloti in gara. Adesso vediamo come sia più del 50% dei piloti ad aver accumulato praticamente questo tipo di sanzione, dunque i tech limits, che come avevamo pronosticato sarebbero stati dei protagonisti indiscussi di questo Gran Premio, si confermano un po' quelle che erano le aspettative e andranno a pesare nel bilancio di alcuni dei piloti in lizza quest'oggi per i punti e per ovviamente anche posizioni a podio nel Gran Premio del Qatar, valevole per il 15° round della Master League 2023-2024. Fabio Stornem ancora segnalato in una posizione, dovrà aspettare che si fermino i 4 piloti di davanti che non hanno ancora effettuato la sosta. Ci riferiamo ai soliti G-Sport Di Legge, Zeta Pro Mauro e Mono Juve, che devono ancora attendere e soddisfare questo requisito necessario della parte della direzione gara. Certo è che più avanti si va, più agevole diventa per loro poi dover andare a gestire questa doppia sosta con la gomma rossa. Hanno conservato questo vantaggio di 12 secondi nei confronti di Drago Lievitato, che adesso diventano 11.8, quindi credo che mediamente perdano circa un secondo nei confronti del pilota Mercedes. Adesso andiamo a dare una rapida occhiata ai tempi di G-Sport e poi ovviamente a quelli che messi a segno dal primo dei piloti che ha effettuato la sosta, Drago Lievitato, che gira costantemente su di un 25.5 contro il 27.2 26 alto da parte di G-Sport, dunque circa sì, un secondo e poco più a giro guadagnato nei confronti dei piloti lì davanti. E infatti viene confermato anche dalla grafica che viene proposta in sovrimpressione, che arrotonda il calcolo a un secondo e mezzo a giro, riferito ovviamente alle ultime 5 tornate trascorse sul tracciato del Qatar. Mentre un altro pilota che può sfruttare un tremo pulito di gomme soft, di gomme rosse, è proprio SDM che però ha deciso di andare su di una strategia a doppia media e poi presumibilmente nel finale gomma rossa, che sarà in questo caso nuova per il pilota McLaren, mentre bandiera gialla nel terzo settore. Vediamo di chi si tratta. La cosa diventa particolarmente stuzzicante per questi principi, che io il 25esimo mi aspettavo la rossa per fare due stint di 16 giri con gomma rossa. Io non vorrei che qui si stia allungando per andare sulla bianca e la singola sosta. Ovviamente adesso non stanno riuscendo a guadagnare, poiché il gruppo è molto esperto, stanno lasciando tirare Drago e quindi stanno guadagnando. Ma alla prossima sosta e faranno tutti quanti, lì poi si delineeranno le posizioni per poi giocarsi la posizione vera e propria nel finale. E quindi diciamo qualcuno si potrebbe un po' sbottonare negli attacchi e perdere qualcosina, voler forzare le manovre. Io a questo punto non escludo nemmeno la singola sosta per fermarsi al...
anche tra due giri ad andare sulla bianca. Se 26 con il carico carburante e con questo ritmo ha tenuto bene la gialla, non so cosa frulla in casa Alpine. Ma anche Ferrari e Mercedes, insomma, sono lì, sia Luigi che Monaldi della partita. Sarebbe complicato anche perché con la gomma bianca conserverebbero circa questi 9 secondi e mezzo, poi ovviamente diventeranno 8 nel corso del giro successivo, e che hanno adesso nei confronti di Drago Livitato, rientrerebbero nel gruppo, quindi andrebbero a perdere relativamente poco nei confronti di Drago, che poi andrà a effettuare la sosta, quindi dovrà reinseguire tutto, dovrà cavalcare, sarà poi ingaggiato in duelli e battaglie, e quindi sicuramente puntano su quello in casa Alpine o anche in casa Ferrari in ottica di una gomma bianca per cercare di portare a casa il massimo risultato possibile. Vedremo se saranno di questa opinione o se hanno esteso volutamente per andare più sereni al traguardo con gomma rossa, ma adesso, come dicevi tu, Rafa, sembra essere forse un po' troppo esteso lo stint su questa gomma media per cercare di andare a portare a casa con un'altra sosta, sì, un'altra due soste con la gomma a spalla rossa, più competitiva ma meno duratura in termini di prestazioni. Adesso 8 secondi, anzi 9 secondi netti il distacco di Drago Livitato rispetto al suo compagno di squadra Manuel Juve, dirige sempre attaccato a quello che è il retrotreno di J-Sport, così come Stam nei confronti di Drago Livitato. Stam che dopo il pit stop ha deciso di rimanere tranquillo, cheto, alle spalle di Drago senza farsi mai vedere, praticamente dunque una fase di completa gestione, perché sanno che devono andare a riprendere quanto più velocemente possibile i piloti che gli stanno davanti, in quanto immagino avvertiti anche loro dai propri ingegneri di una strategia differente per i primi quattro, considerando soprattutto che Manuel Juve poi è anche compagno di squadra di Drago Levitato e potrà fornire dati importanti circa la scelta di una strategia o l'altra. Potrebbe essere sacrificato forse un po' Manuel Juve per cercare di andare a carpire segreti e intenzioni da parte di J-Sport e di Zeta Pro Mauro, magari. Dalla chat intanto off topic, Birdman, uomo dalla barba nera, penso Birdman, come Oliver, insomma, il pilota che fenomeno, Garone, insomma, Jeddah, con la Formula 1 Real, ovviamente. Off topic, nemmeno più di tanto, in realtà, vedendo il passo gara dei ragazzi stasera, valorizza ancora di più quanto fatto da Sergente in Pro League qualche martedì fa. Assolutamente sì, in particolar modo lo stint precedente. Proprio per curiosità stavo dando uno sguardo ai tempi. Insomma, Sergente è arrivato su un 27 bassissimo, anche qualche 26, e sono assolutamente i decimi che, insomma, nella quale sarebbe stato comodamente con Fabio in zona di DRS per tutti quanti i ragazzi. Tutto sommato, lo stint precedente l'abbiamo visto anche con Tie e Lopez che hanno tenuto il gruppo. Quindi, per carità, nelle ultime posizioni, Sergente magari lo potevamo mettere nella top 5. È in questo stint anche nelle piccole cose, insomma, sfortunato un filo Stam nel ricevere quel danno al fondo. Tanto qui Fabio all'attacco di Flaminio, forse un'incertezza di Flaminio in trazione, ma nulla da fare, dall'esterno lì c'è troppa strada in più e le velocità sono altissime per effettuare un sorpasso in quella frangente, ed sarebbe troppo il tempo che si va a perdere. E quindi sì, confermo assolutamente quanto detto dalla chat dal caro Black Bergman, assolutamente i tempi di Sergente sarebbero stati competitivi anche in questa Master League, almeno nel primo stint. Poi, insomma, doveva essere lobby questa sera per vedere come sarebbe andato fino in fondo. Vediamo se riesce nel sorpasso Fabio il Surname. Sembra una manovra agile, poiché Flaminio cede e lascia strada. Anche Cesco dall'esterno nei confronti di Luca Bigno. Invece no, è Bigno che è rientrato su questo gruppetto con la gomma rossa ed è andato all'attacco nei confronti di Alachi Cesco. Non era ancora riuscito a chiudere la manovra dall'esterno della 2. Anche qui, gran bel sorpasso, come abbiamo visto in precedenza con Ametrano rispetto a Di Legge, forse a carica e voglia anche di provare ad infilare il nasino nei confronti dell'interno di curva 3, nei confronti di Ametrano. Nulla da fare. Buonasera dalla chat anche al buon Mordon79. Ricordi di unico sim driver in Sport League nel suo F1 2019, contendente al titolo della Prime nel 2016, la prima storica Prime League, insomma, la categoria cadetta al 50%. Buonasera Mauro, bello rileggerti in chat. Stavo pensando, Rafa, forse stavo pensando male. Io in termini di strategia non sono un asso, però, nel senso, se volevo fare 29 giri, sicuramente se dovessero montare gomma hard, immagino non fosse una scelta preimpostata dal via.
anche perché fare 30 giri forse sulla gomma media e poi solo 27 sulla hard, non so se abbia una finalità a carico ai fini del gioco, insomma, magari come performance. Magari non sarebbe stato più conveniente partire su gomma hard, reggere il passo del gruppo col DRS, rimanere lì, sfruttare poi la durata della gomma hard stando fuori e andare poi nel finale su una media, oppure se le circostanze lo avrebbero permesso di cercare di puntare anche una rossa, evidentemente, se si fosse riusciti a portare allo stremo questa gomma hard. Non so cosa ne pensi tu. Tanto ritiro da parte di Giovi nel T3, ma è ai box, quindi nulla da fare, pericolo scampato di possibile safety car. Tutto sommato qui le barriere sono molto lontane, quindi è lontana la possibilità che possa entrare qualcosa che vada a scombussolare i piani per i vari piloti. Un peccato per Giovi, che insomma, viene da qualche gara consecutiva dove non sta riuscendo ad esprimere anche il suo estro creativo nei sorpassi. Giovi è uno dei piloti più funambolici, diciamo, in questa Master League. Imola quest'anno credo sia la fotografia perfetta per descriverlo, con quello stint su gomma rossa. E sì, dici bene, cioè, è difficile. Intanto Manuel si è staccato dal secondo nei confronti di Zarco Moro, quindi forse potrebbe rientrare in questo giro. E abbiamo passato la metà gara. Un'incertezza qui da parte di Ametrano, dovrebbe essere la Red Bull o poco più avanti la Haas di Xiaomi Legend, ho visto la coda dell'occhio. Comunque qualcuno è andato largo alla terz'ultima curva solo sullo sporco, fortunati, perché i panettoni all'interno sarebbero stati disastrosi per i fondi delle vetture. Ai box è andato Manuel Yu, quindi ciò che ci aspettavamo, è andato fuori dal secondo rispetto al gruppetto dei primi quattro, e quindi si ferma per fare undercut. Gomma bianca per Manuel Yu. Dicevo, abbiamo passato la metà gara, quasi stavo cominciando a pensare addirittura una singola rossa tirata per 27 giri, ma credo siano troppi, quindi a questo punto credo andranno sulla gomma bianca sia Jay di Lecce che Zandro Mauro, per anche capire dove saranno. Manuel Yu rientra dietro al Tia Prince di abbondanti 5 secondi, aspettiamo che il monitor si vada ad aggiornare, per ora 4.2, 4.3, no, rimane sui 4, quindi dovrebbero essere lì appena dietro al Tia Prince di 3 secondi all'incirca. Mentre Drago Levitato, immagino che la sua finestra per la gomma rossa sia quando mancheranno più o meno, forse stando larghi, 15-16, la gomma 16. Permette di farne anche 20, però per il finale insomma la vogliono sfruttare, massacrare e stressare, quindi magari uno cerca di dargli di usurarla per meno giri andandola a forzare di più. Quindi essendo primo virtualmente e avendo dimostrato questa grande forza, credo Drago non si lanci in eventuali undercut. Immagino più un Fabio o Flaminio che cercano di dare una svolta alla loro gara, perché Fabio sì, con questa rossa non è riuscito a sfruttarla, è rimasto lì intrappolato dietro le due Red Bull, adesso è riuscito a passare Flaminio, però è una rossa tra virgolette, molte virgolette, sprecata, non è riuscito a sfruttarla, però è ovviamente ancora lì con il gruppo. Non credo abbia un'altra rossa nuova, quindi potrebbe averne una usurata, che come diciamo in precedenza, quella piccola percentuale, però soprattutto nel giro d'attacco non ti permette di guadagnare quei 2-3 secondi di undercut, magari qualche decimo in meno. Perché come dicevi tu, sono iniziato a pensare che non so se questa gomma media per J-Sport di Legge Z e Mauro possa avere ancora 9 giri di vita e cercare di tenere quanto possibile Drago Levitato alle sue spalle, perché se comunque Mauro, che si trova, è il primo ostacolo che Drago incontrerebbe per arrivare a Jay, riuscisse a difendere è stuzzicante, perché se si mettono d'accordo che si tirano via il DRS nel mist è difficile passare, anche perché Dragoar tornerà nei confronti di Mauro, di Legge J con una gomma non così prestante da permettere un incrocio nel guidato, e se riescono a mettersi d'accordo e nel guidato non li passano, 3 giri si salvano, invece no, si ferma Mauro, quindi salta questo. Sarebbe stato sicuramente divertente, però è più logico invece che si vadino a fermare adesso una gomma bianca per concludere. Dunque box anche per una delle Alpine in pista, Z per Mauro rientra, rimangono solamente 2 piloti rossa per lui da spremere fino alla fine praticamente, quindi un duro compito per lui. Se lo fa potrebbe dare anche delle informazioni preziose a J-Sport, potrebbe essere un sacrificio dei costruttori magari per aiutare Jay in ottica del campionato piloti, oppure magari già avevano provato questo tipo di scelta, già avevano provato a portare allo stremo
la gomma rossa e sfruttando forse il carico di carburante che sicuramente diventa meno ingente e una dunque più facile governabilità della vettura, magari hanno stimato anche un minore impatto sullo pneumatico. Certo è che comunque adesso sarebbero 25 giri, 24 giri e mezzo al termine, un po' tanti per essere su una rossa, come dicevi tu, 16-17 giri quelli in cui viene offerta la massima performance. Qui siamo 6-7 giri fuori da quel tipo di finestra, quindi diventa molto più complicato anche fare certi tipi di calcoli. Il fatto sta che Zeta Promotor ritorna in 14esima posizione a 2 secondi e mezzo di ritardo rispetto a Manuel Juve, quindi immagino che anche per J-Sport forse non sia la cosa migliore rientrare adesso. Vediamo se lo faranno. Potrebbero, infatti, rientra anche di Liege. Forse Liege è stato fuori semplicemente per andare a copiare quella che era la strategia di Jay e affidarsi completamente alle macchinazioni del pilota Alpine. Rientrano anche gli ultimi due piloti che ancora dovevano smarcare l'obbligo della sosta. Drago Livitato aveva 3 secondi e 3 di ritardo rispetto al duo di testa che adesso scalerà in fondo al gruppo. Rientra anche un'altra vettura insieme a loro, che è quella di Flaminio, Luca Flaminio. Forza tutto il gruppo, se non vogliono prendere undercut da Flaminio, a doversi fermare. Dovessero fermarsi, quindi Drago, Stem e tutti quanti gli altri, in questo modo Jay e Dileggio hanno coperto essenzialmente la loro sosta. Intanto è andato al sorpasso una Mercedes, Manuel Juve si è preso la posizione nei confronti del TIA. Di Legge rientra appena davanti al Zeta Promauro, quindi ottima la chiamata in casa Ferrari per difendersi. La gomma rossa si accenderà rapidamente, fondamentale per Jay adesso, insomma, quasi passare stile schiaccia sassi nei confronti del TIA Prince, che non me ne voglia, poverino, verrà divorato da Jay, Di Legge e Zeta Promauro. Ma lì davanti adesso sono chiamati per forza a rispondere e... Drago sicuramente è quello che gli tremano le mani, perché lui a ritmo, a passo, adesso si trova costretto a dover anticipare la sosta e quindi non poter massacrare la gomma rossa, ma doverla anche gestire, accarezzare un minimo. E quindi davvero complicata la situazione lì davanti, mentre che qui perdono tempo purtroppo dietro a Tia. E giustamente Tia, insomma, da terzo pilota comunque ufficiale McLaren, più che lecito tentare di far perdere qualche decimino per aiutare il suo compagno di scuderia. Ecco, questa forse poteva essere la variabile, la discriminante nella scelta di rientrare o meno la parte di Drago Livitato, ovvero che hanno fatto questo undercut, anche Flaminio ha fatto questo undercut, chiamiamolo così, con la sosta su gomme rosse, però avendo perso comunque, tanto si butta dentro qua Luigi Liegge nei confronti del TIA Prince, che lascia la porta spalancata sia a Luigi che anche a Mauro, che dunque si infila senza colpo ferire. Entrambi riescono a guadagnare la posizione mentre rientra la Red Bull di Mattia Metrano. Andiamo lì davanti ancora con Zeta Promotor, che non riesce a trovare l'attacco nei confronti di Luigi Liegge. Ad ogni modo Drago Livitato rimane fuori, così come Stem, probabilmente fa da discriminante il fatto che abbiano perso tempo in questo giro out con il traffico del TIA Prince, che ha un po' ostacolato il TIA Prince, ovviamente, come dicevi tu, compagno di squadra di Stem, che dunque avrà riferito sicuramente l'informazione al suo compagno di box, al suo coinquilino, diciamo così, così come Manuel Juve, che essendo proprio davanti ormai fu TIA Prince, è riuscito in qualche modo a dare questa informazione a Drago Livitato, quindi tutti rimangono più o meno lì. Vedremo se rientrerà in questo giro al prossimo. TIA Prince, quindi è più che lecita la battuta letteraria, diciamo. Vediamo quelle che saranno le scelte di Drago Livitato. Forse spetterà ancora un paio di giri, magari per poter sfruttare a pieno il potenziale della... inizia adesso, subito si sono lanciati Drago, Stem, Fabio, Sciumi. Fabio invece con Bigno prosegue, e a questo punto fanno ovviamente la strategia di Legge e di J-Sport, insomma, acquista tanti punti. È vero che avranno una gomma rossa più vecchia di due giri, però insomma si mettono su una strategia praticamente omogenea su tutti, che sarà giocata ad armi pari. Avranno questa discriminante di avere un'usura maggiore rispetto alle gomme degli altri, però di fatto sarà uniforme a tutti i piloti in griglia, mentre Luigi Liegge è pronto a sorpasso adesso nei confronti di Manuel Juve, così come ha fatto J-Sport. Mauro invece rimane intrappolato alle spalle della W14. Vedremo se riuscirà a trovare la via del sorpasso nel corso di questo giro, ma molto molto difficile riuscire a trovare il giusto pertugio qui in Qatar, una volta che si è sorpassato il rettilineo principale. Infatti vediamo come Mauro rimanga ancora alle spalle rispetto a Manuel Juve, che ricordiamo è stato l'unico pilota a montare la gomma hard nel corso di questo Gran Premio, nonostante abbia fatto una sosta abbastanza ritardata nel tempo rispetto a quelle che erano state le decisioni degli altri rivali, ovviamente eccezione fatta per J-Sport, Di Legge e
Z Pro Mauro, che hanno fatto una strategia completamente opposta a quelle che erano le tendenze mostrate nel corso di questo Gran Premio. Adesso abbiamo una griglia praticamente che è andata per lo più sulla scelta della gomma rossa, un solo pilota su gomma hard e gli altri due elementi rimanenti su gomma a spalla gialla, gomma media, appunto quella che offre un buon compromesso tra performance e durata. Mentre ci siamo, credo che ormai Z Pro Mauro possa sorpassare con una certa agilità quella che era l'OPV14 di Emanuele Juve, una volta che si saranno inviati sul rettilineo principale, che esiste solamente la curva 16, l'ultima presente sul circuito catariota, dove poi viene attivata il DRS e quindi ricongiungerà lì davanti G-Sport e Luigi Ligregge, che hanno il duro compito di riuscire a gestire al meglio questo tipo di mescola per evitare di andare incontro ad un degrado precoce e quindi esporsi eccessivamente ai pericoli di sorpasso rispetto ai piloti che hanno montato più recentemente la gomma rossa. Quindi magari anche più condivisa la scelta di non spingere, di non forzare eccessivamente, in quanto hanno scoperto che ormai tutti si sono uniformati alla propria strategia e che adesso loro dovranno difendere invece quello che è un'età maggiore della gomma. Perdono la posizione intanto entrambe le Red Bull, Flaminio passato da Drago e Ametrano passato da Stem. E giro veloce intanto da parte di J-Sport, che è andato nella tornata precedente al sorpasso di Manon Juve, subito si è lanciato anche di legge, quindi momento ottimo per forzare, altrimenti avrebbero perso tempo dietro a Manon Juve, che insomma per aiutare Drago, così come abbiamo detto in precedenza per Tia, più che lecito. Anche in questo frangente Drago un po' sfortunato, si trova Tia qui nel tratto 1, dei più tortuosi, ma presto in realtà se non esce come una freccia qui in trazione è difficile che possa andare al sorpasso. Lo affianca, invece riesce invece nella manovra, Tia ha poco da fare per difendersi in questo frangente e quindi riesce in una manovra molto agile, Drago lievitato, e gli auguro di andare a podio a Jay di legge, perché è una strategia forse, tra molte virgolette forse, dobbiamo aspettare la bandiera a scacchi, fortunati che nello stesso giro Flaminio ha obbligato anche tutto il resto del gruppo a doversi fermare nel corso di 2-3 giri, perché c'è stata la scelta. Ecco, Bigno mi sembra uno di quelli testardi e dice no, io ho fatto la mia scelta, voglio fermarmi più avanti per avere la gomma fresca, quello che mi aspettavo idealmente, mentre gli altri invece si sono tutti dovuti adattare a ciò che gli accadeva attorno in gara, ovviamente più che bisogna farlo di reagire a ciò che accade. Ma vediamo insomma se la testardaggine tra virgolette di Bigno, che tutto sommato con anche 3 secondi di penalità, magari anche per lo sfizio di capire dove sarebbe arrivato, dice ok, io me la gioco così fino alla fine, poi le penalità faranno il loro corso. Tra l'altro, a proposito di ciò, purtroppo non si è un po' volata al baretto per il Tia Prince, che ha 12 secondi di penalità, ne hanno 3 invece Bigno, Cesco, Z Pro Mauro, Mattia Metrano, Gano, Cartista e Lopeschi. Poi tra l'altro nell'intervista sarà interessante chiedere a J-Sport se, e a Dirige di conseguenza, qualora finissero a podio, se avessero già in programma di fare questo tipo di strategia, o se vedendo Flaminio anticipare già all'interno del primo stint la sosta da media a gomma nuova, che dove avesse messo anche in quel caso una media sempre, quindi avesse semplicemente cambiato pneumatico mentre rientra adesso Luca Bigno, o se fosse appunto una scelta derivata dall'aver visto, come dicevamo, Luca Flaminio effettuare questo pit stop anticipato e quindi avessero previsto in qualche modo che Flaminio replicasse nuovamente più avanti nella gara questo tipo di scelta, obbligando tutti ad una sosta più anticipata rispetto a quanto non avessero programmato anzitempo. Questo sarà sicuramente un aspetto da andare a indagare, qualora fruttasse e qualora ci regalasse un finale entusiasmante, cosa che potrebbe accadere con una certa probabilità, perché avranno da gestire questi 2 giri extra sulla gomma rossa, che è quella forse in cui è meno agile e meno piacevole avere un'età maggiore dello pneumatico rispetto alle altre due mescole, che bene o male sono gestite più facilmente. Mentre siamo entrati all'interno della tornata numero 39 rispetto alle 57 previste, leader di gara Lucky Cesco, che si porta a 6 secondi e mezzo di ritardo G-Sport e Luigi Ligregge, che a loro volta hanno un vantaggio di un secondo nei confronti di Z Pro Mauro, ma ben di 7 secondi nei confronti di Drago Lievitato, che dunque va a riguadagnare tutto questo terreno in pista. E Luca Flaminio adesso viene segnalato in 7ª posizione, quindi il suo undercut credo che gli abbia permesso di guadagnare delle posizioni rispetto a Stem e Shumi Legend e rimanere così alle spalle di Drago Lievitato, che momentaneamente sarebbe previsto, una volta che dovesse sorpassare il compagno di squadra Manu Juve, si sarebbe previsto per la 4ª posizione una volta che Cesco facesse
faccia la sua sosta, come avviene proprio in questa circostanza. Dunque rientra in box il pilota Aston Martin, che andrà, immagino, a scivolare un po' più verso la fine del gruppo, nonostante avesse dimostrato un ottimo passo in qualifica, tentativi che poi sono stati annullati dalla direzione gara. Ad ogni modo erano dei tentativi veramente molto molto veloci e competitivi che gli avrebbero permesso di partire in una posizione interessante nel gruppo, mentre viene dato quello che è l'andamento dei giri nei confronti di Drago Livitato e di G-Sport. Ovviamente questo andamento è viziato dalla sosta di Drago Livitato avvenuta 4 giri fa, infatti vediamo lì quel ritardo di 4 secondi e 7 dei pilota Mercedes nei confronti di G-Sport. Ad ogni modo le tornate sono abbastanza simili tra i due, un giro a vantaggio di uno, un giro a vantaggio di là, altro in maniera dipendente ovviamente dal traffico e utilizzo o meno di DRS o ERS proprio per liberarsi del traffico, così come era accaduto per il Tia Prince prima G-Sport e poi quando vi è transitato anche a Drago Livitato. Quindi sostanzialmente dal punto di vista del passo gara troviamo una certa uniformità tra i due, mentre Fabio Surname, dopo la sua seconda sosta, che lo ha visto montare nuovamente una gomma rossa, non sappiamo se nuova o usata, è rientrato in decima posizione, quindi anche lui occupa i limiti della top 10 e non ci sono più piloti che si devono fermare dinanzi a sé. Infatti Mono Juve andrà fino alla fine con questa gomma hard e tutti i piloti che sono davanti sono sulla sua stessa identica strategia, quindi Fabio, se vuole risalire posizioni, dovrà recuperarle in pista. Se questa rossa non crolla gli ultimi tre giri, addirittura che arriva ad esplodere, è veramente forse il capolavoro della stagione da parte di G-Sport, che la scorsa gara della Master nelle interviste post gara ci diceva che ormai a livello strategico chi deve fare la cosa giusta segue lui. Per carità, parole forti di un Jay davvero strano, no, non è vero, però insomma una presa di coscienza, insomma veramente obiettiva. Gli eventi delle varie gare per il momento hanno sempre parlato a suo favore, non ricordo scelte così sbagliate da parte di Jay. Credo che l'unica gara date storte quest'anno per lui siano state magari quelle segnate da un oggettivo leggero errore, mancanza di passo in alcune gare, alcune diciamo ci sono state, ma mancanza di quei pochissimi decimi che, come più volte abbiamo detto in questa Master League, fanno davvero tanta differenza. Per lui, ad esempio, ecco sì, forse in Spagna magari ad eliminare quella penalità di 6 secondi per un episodio di gara con Stem, altrimenti è sempre stato nella top 5. E in Gran Bretagna anche con la gara sospesa da poco aveva effettuato la sosta, altrimenti veramente un rullino di marcia davvero invidiabile e sempre, ecco, costellato da scelte strategiche ottime. Non devono tra virgolette fare l'errore di lasciare indietro Mauro, poiché la cosa buona quando si fanno queste strategie particolari un po' più colorite è non essere da solo, poiché essere da solo, ok, Drago nel finale arriva, l'ultimo giro DRS è andata. Se si è in tre a difendersi con il DRS e una anche il tuo compagno di squadra, si aprono insomma mille finestre per potersi anche difendere tutti e tre sul podio, perché se di legge magari dà un buffetto virtuale a G-Sport dicendo ok dai, te la sei guadagnata questa vittoria, scortami con il DRS fino al podio, Mauro anche gli sta comodo con il DRS, non forza, si riesce a difendere da Drago Livitato e tutti e tre i piloti con una singola sosta li ritroviamo sul podio. Vediamo, sono gli ultimi 16, quindi 57 da completare, giri davvero vibranti, con anche capire invece Manuel Juve, che è l'unico sulla hard, lui è il primo che spera nel crollo della rossa da parte di tutti, chi gli sta arrivando dietro è molto difficile che cederà, però se anche lui riesce a mettersi appena dietro Drago e tenersi lì con il DRS, viaggia anche egli virtualmente per un podio. Non consideriamo ancora questi 3 secondi di penalità, poiché sì, li ha, però dietro di lui ci sono piloti con tanti avvisi, gli unici senza avviso fenomenali su questa pista di Lecce e Stem, tutti gli altri ne hanno almeno uno, e quindi anche per Manuel le intenzioni, le velleità per il podio non sono tutt'altro che svanite. Tra l'altro il suo compagno di squadra sta arrivando adesso, un secondo e uno, quindi a breve potrà utilizzare il DRS, forse già dal giro successivo lo avrà di sicuro. Non alzate il piede nell'ultimo settore, Manuel, per far avvicinare ulteriormente Drago Livitato e poi riattaccarsi a ruota e quindi iniziare un po' quella che era l'operazione di guadagno, di andare a riprendere i piloti lì davanti. Ad ogni modo, poi tornando sull'argomento G-Sport,
Intanto di qua ci sono delle bagarre con Shumi Legend e Luca Flaminio. Flaminio che adesso avrà l'esterno, Shumi si è buttato dentro e sembra aver concluso la pratica Luca Flaminio. Infatti così esce davanti la Haas di Shumi Legend, che si rimette in settima posizione, dunque viene declassato in ottavo Luca Flaminio, che però rimane lì proprio con il suo compagno di squadra Mattia Metrano. Dunque si trova ad aver perso ancora una posizione qua Luca Flaminio, torna ad essere in ottava posizione, che occupava praticamente dopo le fasi iniziali del Gran Premio. Ad ogni modo, recentemente mi sono imbattuto nei video post gara di SDAM, dove commenta quelle che sono le sue prestazioni, e proprio in cuore di Suzuka praticamente ha deciso di spegnere il cervello e dice: ma io faccio quello che fa Jay, cioè non mi interessa, non mi interessa in che strategia sono io faccio quello che fa Jay, seguo quello che fa Jay, non me ne frega. E quindi ha deciso di andare poi su quello che era la strategia di Jay. Non ricordo quello che fosse il risultato finale di SDAM, ad ogni modo non credo che fosse riuscito a salire sul podio. Credo che addirittura avesse concluso in quinta posizione, con una gara che avrebbe potuto regalargli molto di più dal punto di vista del bottino di punti che poteva portare a casa dopo il Giappone. Ad ogni modo così non è andata, mentre lì davanti vediamo ancora molto molto vicini le due Red Bull, con Mattia Metrano che si fa vedere nei confronti di Luca Flaminio, e allo stesso modo qui Drago Livitato riesce a passare in mano al Juve, che però nel agevolare le operazioni per il compagno di squadra rischia di farsi sorpassare anche la SDAM, che ha cercato di buttarsi dentro Guardingo proprio come aveva fatto in una circostanza precedente con Drago Livitato. In quel frangente però c'era coinvolta anche la Alfa Romeo di Fabio Surname, che proprio in quella cosa ne riuscì a prendere la leadership del Gran Premio. Ad ogni modo adesso mano Juve tappa un po' quelle che sono le ambizioni di SDAM, che non riesce a trovare il giusto varco qua, forse però si fa intimidire quello che era una manovra di disturbo da parte del pilota McLaren, dunque lascia troppo spazio all'interno qui Manuel Juve, si fa infilare dalla MHL ICL36 se non erro di SDAM, che dunque riesce a raggiungere la quinta posizione e soprattutto riesce a rimanere in zona di RS nei confronti di Drago Livitato. Adesso sarà essenziale l'azione di filtro svolta da Manuel Juve per i piloti che decideranno di sorpassarlo, e quindi potrebbero potenzialmente andare a infastidire il compagno di squadra Drago Livitato, ma soprattutto coloro che lo potrebbero sorpassare e che poi potrebbero andare incontro ad un drop della gomma, che a quel punto andrebbe a compromettere anche le prestazioni di Manuel Juve, che si troverebbe a doverli sorpassare 1-1 per tornare alla posizione in cui era in partenza decisamente. Mentre Shumi Legend è molto vicino proprio in questo istante alla W14 di Manuel Juve, avrà a disposizione l'RS così come l'avrà anche il pilota Mercedes, però Shumi Legend sembra sfruttare un po' più ERS. Entrambi i piloti sono messi molto male a livello energetici, mentre lì dietro bagarre tra le due Red Bull e Fabio Surname, che si prende all'interno in arriva a curva 1, chiude la porta in faccia poi davanti a Luca Flaminio, guadagna due posizioni così Fabio Surname, si mette anche lì a fare buona guardia a Luca Bigno, che cerca di prendere l'interno rispetto a un'altra Red Bull. Adesso è una battaglia intestina tra le due vetture di Milton Keynes, con Mattia Metrano che è davanti a Luca Flaminio, che però non vuole mollare la posizione, così come Luca Bigno non vuole mollare quella che era una interessante battaglia. Alla fine riesce ad averla meglio di almeno una delle due Red Bull. Infatti Luca Flaminio si deve arrendere a quello che era il tentativo del pilota Williams di sorpassare, che si mette a panino proprio tra Mattia e Luca. Quindi top 10 guadagnata per Luca Bigno. Probabilmente ci sarà anche un post gara piccante a porte chiuse tra le due Red Bull, in cui magari se ci sono state incomprensioni verranno chiarite, ci sarà forse un dialogo tra Luca e Mattia, che si sono più volte fronteggiati nel corso di questa gara, non si sono di certo risparmiati. Sì, davvero strano il calo di Flaminio, forse dettato dal danno al fondo. Bigno anche in questo frangente davvero agile, per due volte abbiamo visto tre vetture procedere affiancate, prima verso curva 1 con Fabio Surname nei confronti delle due Red Bull, mi permetto di dire molto frizzante Fabio, ha un po' forzato la Red Bull che era al centro verso la sua compagna di scuderia, forse da lì è scattato qualcosa in più, magari insomma chi si trova esterno non capisce bene quanto gli sta accadendo alla destra con due vetture addirittura, e poi in successione anche nella curva successiva con Bigno che si è lanciato bene nei confronti di Flaminio, che ha deciso di desistere, e poi anche nei confronti di Ametrano in trazione. Adesso sul rettino principale è andato anche Cesco, quindi fase strana per le due Red Bull di calo, come detto per Flaminio questo piccolo danno, per Ametrano forse non sempre preciso a livello di connessione, magari non vedendo i piloti fluidi magari non se l'è sentita di resistere o essere così aggressivo. Fabio intanto cerca un varco all'interno di Manuel Juve. Zeta Pro Mauro ha ricevuto altri 3 secondi di penalità, quindi mi aspetto un Mauro molto alla Magnussen agenda sotto questo, purtroppo per lui, in questo finale di gara. Per carità, a 4-6 di vantaggio nei confronti di Drago, ma con questi 6 secondi finirebbe anche dietro Shumi, e
poi gli altri cominciano ad avere 3 secondi per i tavoli. Magari in realtà se non battaglia troppo, però la tentazione di aiutare il compagno di scuderia è molta, sebbene sarà una vittima anche egli inerme quando Drago arriverà. Se ok, lo può rallentare nel tratto più guidato, ma sul rettilineo principale ovviamente non ci sarà nulla da fare. Qui Manoglio invece fa il suo, non c'è nulla da inventarsi in quel settore, quindi pressano Cesco e Bigno, che arrivano con carica nei confronti di Fabio Surname, che però è tarpato da Manoglio e che comunque sta facendo davvero un'ottima gara, in particolar modo un ottimo ultimo stint con questa gomma hard, perché riesce a tenere la coda, il DRS di questo serpentone. Serpentone che tra l'altro, nonostante siano praticamente tutti col DRS, mentre lì dietro ancora credo confronto tra i due Red Bull, ho visto che si apriva a ventaglio una vettura nei confronti dell'altra, infatti sono proprio loro due, credo che alla fine Flaminio sia riuscito anche a sorpassare Mattia Metrano, e ad ogni modo tutti sono su dei livelli energetici critici, infatti lampeggiano vistosamente tutte le luci posteriori delle monoposto che vanno a formare questo piccolo gruppetto di piloti, e probabilmente la gestione dell'ERS anche in questa fase della gara è andata un po' scemando, quindi diminuendo, e dunque i piloti si trovano anche a dover gestire meno fattori, a dover esprimere meno competitività in virtù dell'assenza di questo fattore che entra in gioco, mentre ovviamente non abbiamo indicazioni energetiche precise per quanto riguarda la situazione di G-Sport e di Legge. Tempo fa non dampeggiavano, mentre era molto più presente questo fenomeno sulla monoposto di Zeta Pro Mauro, che infatti ha perso svariato terreno nei confronti del duo di testa, mentre viene data ancora una volta quello che è una prospettiva nei confronti della resa in pista nei tempi sul giro, praticamente un vantaggio nei confronti di Drago Levitato su G-Sport, che si attesta circa a 2 decimi a giro. È vero che bene o male ci sono stati solamente 2 giri di particolare impatto in cui Drago è riuscito a imprimere nettamente il suo passo nei confronti di G-Sport, e generalmente però è abbastanza omogenea la situazione, certo che 2 decimi a giro gli permetterebbero di arrivare circa tra una decina di giri, quindi non sufficienti per andare ad annullare quello che è il vantaggio che possono vantare adesso in pista G-Sport e Luigi Di Legge, che è rimasto lì buono, tranquillo, alle spalle del leader del Gran Premio fino a questo istante, senza mai dare alcuno squillo, senza mai dare alcun segnale di ostilità. Dunque probabilmente anche lui sta collaborando in quello che è la gestione delle gomme, in quello che è la gestione di questo tesoretto di vantaggio che erano nei confronti del vero rivale che è Drago Levitato, ma probabilmente nelle fasi finali si accenderà e cercherà di prendere il tutto per tutto, che andrebbe a tradursi probabilmente anche in una riconquista della leadership che aveva perso proprio a Suzuka. Come detto in precedenza, meno di forature, crolli palesi, esagerati, ma che non credo ci saranno. Drago mi sento di dire che nemmeno arriverà a G-Sport di Legge, poiché ha da poco chiuso all'incirca il gap che gli hanno preso G di Legge con l'undercut, poiché con quella strategia singola sosta, ma la sosta anticipata di Flaminio che ha forzato un po' tutto il gruppo, la loro singola sosta è diventato l'undercut nei confronti di chi li stava inseguendo nonostante avevano già fatto la sosta. Quindi da poco Drago ha chiuso quel leggero distacco, adesso ci sono i quasi 5 secondi e qualcosa di più che G e di Legge invece avevano guadagnato facendo la sosta in meno, e sono 5 secondi da dover chiudere con una gomma più giovane di 2 giri, ma è una gomma. Jay e Di Legge per carità non stanno passeggiando, l'abbiamo visto, Drago 2 decimi al giro sta riuscendo a chiudere nei confronti della leadership, quindi sta sforzando ovviamente la sua gomma, la stanno tutti quanti usurando, e quindi arrivare lì con una gomma che è abbastanza simile a livello di usura, e ok, sono solo Jay e Di Legge, ma per il podio sono ancora tutti quanti in corsa, i primi due più Drago, più ovviamente anche Stem, Sciomi e Fabio, non li diamo per spacciati, si stanno lasciando sfogare un Drago Levitato che è incredibile come non abbia bisogno di cambi sotto questo punto di vista. A livello di Hertz non l'abbiamo mai visto lampeggiare, già in precedenza una decina di giri fa aveva ogni tanto qualche lampeggino, quindi qualche leggero deficit, ma è riuscito a recuperare bene. Cercherò di non andare troppo on board, soprattutto con questi piloti che abbiamo nominato, per non far saltare le carte, il banco. Poi è brutto, anche la live di Stem non lo vediamo più, c'è Stem, è sempre live, se volete andate e followate anche il suo canale, c'è anche il Tia Prince, di solito c'era anche Giovi, però ritirato ai box una ventina di giri fa. Iniziano adesso il 50esimo e quindi siamo all'interno dei meno 8 e Drago dalla vetta si trova, tanto nella gara di impressione ci offre le gomme, 45 per Drago Levitato, credo sia 51-52, diciamo
di media all'incirca invece per J-Sport e di legge. Drago è a 6 e 5 da J-Sport in questo momento. Drago è dato che è sempre un po' di usura in più rispetto a SDM, nonostante SDM comunque si trovi in una situazione non di certo ideale per le gomme, tanto tempo a inseguire un pilota, tanto tempo all'interno di aria calda, aria sporca, dunque ci si aspetterebbe forse una leggera usura maggiore nei confronti del pilota McLaren. Invece Drago anche nello stint precedente aveva sempre questa usura più netta, più marcata rispetto a coloro con cui veniva paragonato credo fosse proprio SDM anche in quella circostanza, delle percentuali che comunque possono andare a pesare. Certo che è da vedere, soprattutto perché SDM, questo treno di gomme, era nuovo, quindi quell'usura eccessiva nei confronti di Drago Livitato potrebbe essere riconducibile all'aver montato un treno di gomme rosse che invece era già stato sfruttato in qualifica. Ricordiamo che SDM era uno di quei piloti che aveva fatto solo un tentativo, così come il Tia Prince, così come Lopez, che invece credo avesse rinunciato del tutto, forse anche Di Leggi aveva fatto due tentativi, mentre G-Sport, come avevamo detto in precedenza, come avevi detto tu, Raffa, credo che avesse effettuato tre tentativi nel corso della qualifica, mentre arrivano 3 secondi nei confronti del Tia Prince, anche in questo caso per track limits, mentre vediamo che si fa da parte in questo caso la vettura di, se non erro, Lucky Cesco, poteva essere nei confronti di Luca Bigno. Alla fine tutto si traduce con un nulla di fatto, rimane alle spalle della Williams di Luca Bigno, dunque rimangono tutti rispettivamente in settima, ottava e nona posizione, quando il distacco di Drago Livitato continua comunque a non cambiare anche all'interno del giro numero 51, rimane pressoché costante rispetto a quanto non avessimo abbandonato già nel giro precedente, costante com'è anche la tendenza di Luigi Di Leggio nei confronti di G-Sport. Infatti anche lui sempre nel giro entro il secondo, sempre all'incirca intorno ai 5-6 decimi di ritardo rispetto al leader, con uno Zeta Pro Mauro che perde qualcosina nei confronti dell'Udivetta, ma riesce a tenere botta nei confronti di Drago Livitato e rappresenterà probabilmente un ottimo vantaggio da poter sfruttare per Jay e per Di Legge, in quanto agirà un po' da barriera, un po' da filtro, come abbiamo definito anche in precedenza Mano Juve, rispetto a coloro che sopraggiungono proprio per aiutare il proprio compagno di squadra e aiutare quindi anche indirettamente Luigi Di Legge, che seguendo non sappiamo se propria iniziativa o se indirettamente, proprio attenzione, ma dire già nel primo settore un pilota forse si è girato, vediamo se perde posizioni in pista, se qualcuno potrebbe aver accusato questo tot di problema. Credo che sia una Williams Cartista, sì. Ecco, il Cartista si è girato in fondo a curva 3 più o meno, sì. Perché già si è, insomma, abbondantemente in quinta marcia, a meno che non sia uscito già in sovrasterzo alla 2 e quindi sia stato un effetto pendolo per arrivare fin lì. Sì, esatto, lì è un punto un po' atipico, probabilmente la tua visione, la tua interpretazione è quella più corretta, più plausibile. Cartista credo non militasse in zone particolarmente scottanti a punti, quindi non getta al vento una ghiotta opportunità di punti per la Williams e ritorna in 16ª posizione alle spalle di Lopensky, mentre le telecamere vanno a indugiare su quelle che sono le prestazioni da parte di G-Sport e Luigi Legge, che continuano a marcare il proprio ritmo, dei distacchi che vediamo che si sono praticamente assestati, del resto azzerati. È un cronometro che si è letteralmente fermato sui valori da circa un paio di giri a questa parte, dunque probabilmente si è raggiunto un plateau in cui le gomme rosse adesso sono più o meno usate per tutti, anche perché ricordiamo che Drago Livitato aveva proprio questa gomma rossa usata in qualifica, così come ipotizziamo l'abbia J-Sport. Forse Di Legge ne aveva una nuova e dunque potrebbe regalarci qualcosa di più nel finale, ma tutte queste sono suggestioni e ipotesi dettate ovviamente da una conoscenza non approfondita di quelle che sono le gomme montate dai vari piloti, mentre incertezza qui da parte di Mattia Metrano, che scode in uscita dalla 16, non gli impedisce però di prendere la scia di Mano Juve, aprire il DRS e cercare con l'utilizzo del poco RS rimasto nella sua batteria ibrida di trovare la via del sorpasso nei confronti del pilota Mercedes, mentre Drago Livitato adesso è 1 secondo e 3 nei confronti di Zeta Pro Mauro, che forse ha commesso un piccolo errore nell'ultimo giro, ad ogni modo si è portato più vicino rispetto alla pilota Alpine, ma è altrettanto vicino anche quella che è la McLaren di SDM, che come facevamo l'esempio per Di Legge, anche lui nel finale potrebbe provare a fare il colpo grosso nei confronti della W14 Drago Livitato, che ha guidato essenzialmente dal momento della sosta fino al giro 53, al giro corrente, questo piccolo gruppo di piloti, proprio verso il finale potrebbe essere beffato dalle intenzioni di uno SDM che vuole assolutamente salire a podio dopo quello che è stato proprio un podio mancato in quel di Suzuka 2 settimane fa.
Traversone intanto da parte di Bigno alla staccata del Tornantino, curva 6 totalmente di traverso, quasi anche ad impattare nei confronti del posteriore. Fabio Il Sornema è riuscito a frenare bene la corsa della sua Williams, peccato poiché successivamente poi è stato pressato un po' da Cesco, che adesso si è allontanato. Non so se è arrivato un leggero danno all'ala per Cesco, forse un errorino da parte del pilota Aston Martin che non era perfettamente inquadrato e, ecco, come detto, si è distaccato in questo momento. 54 di 57, è una lotta a due lì davanti. Non... con forza di legge che attacca? No, è arrivato molto sotto in staccata. Prove per il finale. Prende le misure Luigi Di Legge, sembrava proprio volerci provare nei confronti di J-Sport, poi si è reso conto probabilmente anche che era troppo presto, magari Jay ha anche alzato leggermente il piede, sicuramente magari ha potuto giocare anche con l'Erso, quindi Luigi Di Legge si è avvicinato un po' più del solito e ha deciso poi di rimanere dietro. Il giro 54 forse era un po' troppo presto per un attacco, anche perché poi Jay avrebbe potuto rispondere con ampio margine di tentativi e di giri per potersi riappropriare della prima posizione. Il discorso analogo che può essere effettuato anche in questo caso su Drago Livitato e Sdem, Drago che sta arrivando gradualmente nei confronti di Z Pro Mauro, adesso un secondo e quattro, credo che abbia guadagnato circa 4 decimi la tornata precedente, potrebbe già arrivare a ridosso della terza posizione in pista a partire dal prossimo giro, mentre viene decretata anche una penalità per Luca Flaminio, 3 secondi per il pilota Red Bull attualmente in decima posizione. Peccato per Luca, quel danno sicuramente non l'ha aiutato, poi anche nelle fasi finali ha avuto un po' più di difficoltà nel gestire sicuramente questa gomma rossa che rispetto ai piloti che gli stanno attorno, quindi Sdem, Drago Livitato, Schumi, ha qualche giro in più e che quindi è andato a pesare dal punto di vista della performance. Mentre si avviano per iniziare il giro numero 55, vediamo quelle che sono le intenzioni da parte di Luigi Di Legge, forse ancora un po' troppo presto per cercare il sorpasso della vittoria nei confronti di G-Sport, infatti rimane alle spalle del ormai leader da parecchi giri di questo Gran Premio del Qatar, valevole ricordiamolo per la 15ª tappa delle 17 previste della Master League 2023-2024. Drago Livitato a un secondo e uno nei confronti di Z Pro Mauro, quindi si può prevedere che durante questa tornata riesca a arpinare appunto quello che è l'utilizzo dell'automobile e provare il sorpasso sia a partire dal giro numero 56. Di certo non ci si può aspettare, però adesso che Drago Livitato riesca ad arrivare a Luigi Di Legge e a Jacopo Rocchitta, decisamente troppo lontani, probabilmente anche lui tradito, riferendosi a Drago Livitato, da quelle che potevano essere le aspettative di una vittoria un po' più agevole nei confronti di una strategia che almeno sulla carta non sarebbe stata così vantaggiosa per G-Sport e Di Legge, e che alla fine si è trasformata in un vero e proprio profitto incredibile da parte dei due piloti che guidano la classifica, che più volte quest'anno ci hanno abituato a delle prodezze non solo in pista ma anche in quella che era la scelta da fare ai box e soprattutto sul tempismo ai quali ricorre al cambio delle gomme, ai quali frequentare la pit lane, e questo ovviamente lo stanno nuovamente dimostrando occupando le prime due posizioni in pista e occupando rispettivamente la prima e la terza posizione nella classifica generale. Classifica generale che però viene aggiornata e che segnala ancora più in vetta G-Sport a 420, mentre 408 per Luigi Di Legge che si avvicina ancora tanto col DRS. Vediamo se avrà ventaglio, si fa solo vedere in questa circostanza, penultimo giro, lo ricordiamo per i due, mentre vediamo se Drago Livitato andrà a fare sorpasso, forse ci prova anche Sdem all'interno in curva 1. Drago Livitato affonda la staccata nei confronti dell'Alpine di Z Pro Mauro, che ovviamente tiene duro per dare un vantaggio al suo compagno di squadra. Mauro avrà poi l'interno, in arriva a curva 2, riesce a conservare la sua terza posizione e poi probabilmente verrà scalato nel post gara per via della penalità che verrà applicata sul suo tempo totale, ma per il momento regge alla pressione più che incessante da parte di Drago Livitato e di Sdem, rimanendo in terza casella. Molto molto furbo qua Sdem nel cercare di infastidire Drago Livitato e poi nel farsi da parte per evitare di rischiare di compromettere quello che è stato un Gran Premio molto solido da parte sua e che quindi avrebbe potuto costare veramente un prezzo molto caro rispetto a quelle che erano le economie di gara per il pilota McLaren, mentre la Z Pro Mauro ovviamente regge il confronto qui nel settore guidato, forse un po' lungo nell'ultima curva. Vediamo se ne approfitta qua Drago Livitato, che potrebbe addirittura affiancarsi e inserire quello che è il suo muso anteriore. Sembra essere ancora comunque troppo arretrato per poter insidiare con concretezza quella che è la terza posizione di Z Pro Mauro, infatti rimane alle spalle, dovrà attendere nuovamente l'arrivo sul traguardo. Mentre arrivano sul traguardo in questo istante G-Sport e Di Legge per iniziare l'ultima tornata del 15º round della Master League qui in Qatar, sta per aprire il DRS Luigi Di Legge, lo vediamo lì davanti,
cartello. Si spalanca adesso la mobile da parte della Ferrari. Vediamo quanto Hertz avrà da giocare. G-Sport per opporsi a quello che è un sorpasso valevole per la vittoria nei confronti di Legge. Si difende qua G-Sport all'esterno adesso la Ferrari. La SF23 si prende l'esterno in fondo a curva 1. Sembra essere davanti. G-Sport ha cercato di resistere ampiamente davanti adesso alla vettura di Luigi Legge, che allora riesce a riprendersi questa prima posizione per la prima volta nella gara. Assistiamo dunque alla comparsa di un nuovo leader del Gran Premio. Dopo Drago, dopo Fabio Surnim, dopo G-Sport, adesso è Luigi Legge a comandare il gruppo. G-Sport cerca di tenere la coda di quella che è la SF23, di quello che è il rosso, che da tempo va virato negli specchietti e che adesso si trova ad avere davanti a sé, davanti alla propria visiera. Si addentrano all'interno di quello che è il settore guidato del tracciato del Qatar. Sempre meno metri da percorrere, sempre meno opportunità per G-Sport per riappropriarsi di questa leadership. Lampeggia anche la sua luce posteriore indicante un basso livello energetico. Non sappiamo quelli che siano invece i livelli di elettrico sulla batteria di Luigi Legge, che sembra essere sempre più involato verso quella che sarebbe una clamorosa seconda vittoria stagionale, dopo quella che è arrivata per la prima volta non tanto tempo fa in quel di Monza, in quel del Gran Premio italiano, che è andato a denotare il primo successo stagionale per Luigi Legge, il secondo successo per la Ferrari dopo quello riscosso in Gran Bretagna da parte di Marco Ganu. Sempre meno metri per Luigi Legge, che si invola verso le ultime curve di questo Gran Premio per cogliere la sua seconda vittoria. Curva 15 appena ultimata, si invola per la 16, troppo lontano G-Sport per dargli fastidio. Raccolgono comunque un'ottima prima posizione per Luigi Legge, un'ottima seconda posizione invece per G-Sport, che va a accorciare comunque quelle che sarebbe un deficit nei confronti di Luigi di 2 punti. Riscuota la vittoria il pilota Ferrari, che trionfa davanti a tutti dopo aver effettuato un attento calcolo. Arriva in terza posizione poi Drago Levitato, che è riuscito a sorpassare Zeta Pro Mauro, così come è riuscito a farlo anche Sdem, che si è proprio della quarta posizione. Quinto poi Schumi, sesto Luca Bigno, settimo Fabio Il Surname, ottavo Mauro dopo l'applicazione delle penalità. Ma i riflettori vanno tutti su Luigi Legge e G-Sport, che dopo un attento lavoro strategico, un fino lavoro strategico espletato con una estrema sagacia nel corso di una gara che è stata estremamente volubile. Ovviamente la variabile di Luca Flaminio ha rimescolato un po' le carte, sono stati estremamente bravi a reinterpretare quello che era l'andamento della strategia G-Sport e Luigi, e alla fine ne hanno raccolto i frutti. Il bottino pieno per il pilota Ferrari, che si riporta in seconda posizione, anzi prima posizione, a quota 215, mentre scavalca il rivale G-Sport e lo beffa di soli 2 punti quando mancano solo 2 round al termine. Raffa, finale davvero incredibile, soprattutto più che finale la strategia esaltata dalla chat, anche dal buon Raffo Idex e anche dall'ingegnere, quindi in casa Alfa Romeo con Fabio Solomè, che proprio sul finale ha preso 3 secondi di penalità. Qui intanto abbiamo rivisto l'azione da parte di Drago e Stem per sopravanzare nel finale Zeta Pro Mauro, che si era tenuto Hertz, quindi gli ultimi giri ha cominciato a girare in maniera più lenta anche per questo, per avere batteria nel finale e tentare in qualche modo di difendersi. Purtroppo per lui 6 secondi di penalità non hanno assolutamente aiutato. Fossero stati 3, avrebbe addirittura chiuso appena dietro Schumi Legend. E ottima la gara anche da parte di Schumi, che senza le penalità è riuscito anche lui a entrare in top 5. Bigno sesto, forse il più dinamico, arrembante, che è, come diciamo, anche testardo, è stato l'ultimo a fermarsi di questo trenino di piloti sulla gomma soft, che nel finale insomma si sono andati a giocare la vittoria per questo GP. Drago ha chiuso a 6 secondi e 3 da di Legge, considerando magari qualcosina persa dietro a Zeta Pro Mauro, un po' di battaglia c'è stata tra Luigi e Jay, quindi quei 4-5 secondi credo che ci siano stati di gap prima della sosta, della singola sosta effettuata dai primi due. Credo che quindi abbiano valso la prima o seconda posizione insomma raccolta da Luigi e Jay Sport, quindi è lì che si sono giocati la gara, e è stato un capolavoro ancora una volta, perché già la rossa su questa pista, ok che ho provato poco, ma è una delle pochissime cose che non mi aspettavo. Come detto, mi aspettavo addirittura gialla rossa, invece altri sono comodamente riusciti in una gialla rossa, quindi GP a livello strategico davvero molto molto vibrante. Incredibile soprattutto la gestione e la freddezza con cui G-Sport e Legge si sono adattati a questa nuova situazione, e ancora una volta G-Sport beffato nel finale da Luigi, che sempre rimasto in scia, sempre rimasto tranquillo, non ha mai dato segnali di allarme, non ha mai provato a chiedere un cambio, e giusto nel momento in cui probabilmente è più indicato farlo, ecco che butta la zampata, si prende questa prima posizione, questa seconda vittoria stagionale, si riprende la leadership, e adesso discorsi rimandati a quel del Brasile. Noi ci prendiamo una leggerissima pausa, poi ci ritroviamo nel post gara per le consuete interviste di ovviamente G-Sport, Luigi e Drago Levitato. A presto. Ci sono, arrivo, eccoci qua. Ciao da Roberto. E allora, state bene?
oggi mi faccio spendere qualche cosa. Ci vuole un qualcosa di forte, bene? Questa è una proposta, Joe. State ben attenti. Un prodotto unico e bello. Lo senti? Ti dà i brividi. Ti dà gioia. Questo prodotto è... È una maglietta a cotone 100%, vale 19, 29, 39, 20 euro. È resistente negli anni. Lo vediamo meglio, eccolo qua. Fermati, Aldo. Soffermati su questa. Costa comunque più spesso, lo mettete senza maglione, eccetera, vi veste, fa abbigliamento. Praticamente fa da cosa pesante, anche invernale. La mettete col jeans, il pantalone elegante, bene. Ce n'è una, viene Aldo, seguimi. Abbiamo la grigia, tinturita, la vinaccia e quella bianca, bene? Quando vi siederete direte, no babbo, non è possibile, no babbo! E invece sì, respira questa, è chiaro? Un prodotto ambito da tutti, a volte introvabile. Ve lo consiglio con cuore, con sudore e con gioia. Eccoci di nuovo in diretta, questa volta intervista a Pasquera con i primi tre classificati di questo Gran Premio del Qatar, prima volta per la Master League su questo tracciato che insomma ha veramente lasciato grandi emozioni a livello strategico, in pista, lotte, insomma molte cicale, poche formichine questa sera. Cominciamo tuttavia da colui che zitto zitto al solito, sì, è l'ultimo anno, poi vedremo. Zampata di Luigi Di Legge, che nel finale si è preso la vittoria di questo GP. A te Luigi per qualifica, gara, serata. Ma che abbiamo fatto? Non lo so, mamma mia, io stavo in mezzo sommerso dai problemi fino a mezz'ora dalla... cioè c'avevo un volante che andava a fatti completamente suoi, cioè ho fatto delle prove, prendevo decimi, poi l'ho pulito alla disperatissima all'ultimo, l'ho rimesso in sesto, l'ho riavvitato, tutto scocciato, tutto all'ultimo, e ci ho avuto una parvenza di funzionamento che effettivamente è stato così. E qualifica buona, più o meno il tempo che ci avevo io era poco più veloce di quello, e poi in gara vedevo che comunque mi passavano, prima le due Red Bull, e poi cioè all'inizio Bigno, poi le due Red Bull, e insomma... mi stava a scoprire un po' troppo, perdevo un po' terreno dai primi, allora avevo incaricato pure Matteo di studiare qualcosa di differente. Ci ho avuto anche la fortuna di stare dietro Jacopo, quindi ho visto che entra uno, entra due, entra tre, entra quattro e lui resta ancora fuori. Ho detto, ma vuoi vedere che sta a fare qualcosa? Io inizialmente pensavo che montasse la bianca, perché comunque la bianca era anche una buona gomma, però poi... andavamo avanti, si era accesa la spia della gomma, ma noi andavamo avanti, il passo era ottimo, perché stavamo come dei martelli sul 26,6, 26,7, cioè ho detto, ma Drago qui guadagna il gruppo, guadagna pochissimo, guadagna circa un secondo, forse anche meno, quindi stai a vedere che continuando su sto ritmo riusciamo a fare la zampata, e fino a quando poi alla fine montiamo la rossa e stiamo effettivamente davanti al gruppo, il gruppo non recupera, non recupera perché Jacopo ha impresso un passo clamoroso, cioè raga, veramente è stata una cosa fuori di testa, cioè sto tipo di strategia puoi farla solo se c'hai quel tipo di passo, altrimenti non lo fai, perché poi soccombi, torni dietro, una cosa allucinante, senza errori, senza sbavature, costante, martelli, e usciamo dai box, stiamo davanti e lì poi riesco a, insomma, a superare Manuel tenendo sempre dietro Mauro. E seguo Jacopo, ci seguiamo, stesso spartito, ci conosciamo a vicenda, ultimo giro, ci provo perché stavo tanto più ersa, passo sul dritto, mi tremavano un po' le gambe, non lo so, cioè, ne ho vinte tante, però è sempre una sensazione strana quando stai in testa alla fine, e niente, questa veramente è goduria. Ringrazio Matteo, faccio i complimenti a Jacopo, cioè la gara di un altro livello veramente, riesce sempre a variare gli schemi restando sempre avanti, anche se magari poi lo vedi nelle prime fasi di gara indietro, però poi ci mette sempre la zampata, è clamoroso. E niente, poi dispiace per Marco Gano perché c'è avuto un contatto che l'ha catapultato indietro e poi da lì è stato un po' più difficile per lui risalire, però insomma restano due gare con la speranza che possa sempre tornare in zona punti, magari anche a podio. E concludo dicendo che sì, è l'ultima stagione, poi ci sarà sicuramente il fermo di un anno,
e poi nel 2025 si vedrà se tornare riserva, tornare titolare, non tornare, poi vediamo. Però un anno di fermo ce l'ho, l'ho detto, stavolta è vero, perché ci sono eventi esterni, insomma, che mi impediscono di essere blocchi di partenza l'anno prossimo. Molto bene, grazie Luigi. Allora veniamo al secondo classificato, sua imprevedibilità, Jacopo Rukita. Cioè, no, dai, abbiamo già detto di tutto in realtà, quindi dillo te. No, allora, devo essere onesto, sono super fiero di me stesso, perché sono fiero del lavoro anche di squadra, perché diciamo che in settimana si parlava sempre di fare due soste, c'era questa variabilità delle due soste, però ho avuto l'intuizione una settimana fa che una sosta si poteva fare. Si poteva fare perché vedevo che la gialla era la gomma che teneva bene e il gap nel secondo stint sì, la si doveva gestire, ma che poi dopo man mano 24 secondi a recuperare in 10 giri non doveva essere così semplice. E poi con la rossa idem, stessa cosa, addirittura io pensavo che si fermavano dopo e avremmo avuto ancora più vantaggio. Si sono fermati subito, quando ho visto che si sono fermati dopo 2-3 giri durante la gara ho capito che il grosso era fatto. Qualifiche discrete, non eccezionali, ma fortunatamente dovevo stare lì nel gruppo, e prima parte di gara, come ho detto anche durante la pausa, è stata solamente di gestione, perché sapevo che non era quello, aiutato anche dal fatto che il ritmo che è stato impresso a inizio gara era come pensavo, ovvero nessuno voleva prendersi dei rischi di girare sul 26 basso e si sono tenuti con margine sul 26 medio, 26-27. Tant'è che mi hanno agevolato tantissimo anche nel risparmiare la gomma, perché era quello il mio cruccio d'inizio gara, perché sapevo che se spingevo al massimo non ce la facevo per un giro a essere tranquillo. Invece così facendo sapevo già che potevo spingere tantissimo, soprattutto nella seconda parte dello stint. E quindi quando poi si è liberato il gruppo ho impresso un ritmo che neanche io pensavo di imprimere così forte, perché sì, giravo sul 27 basso, ma quando ho visto girare sul 26 alto e fare quasi il mio best al 30° giro ho capito che questa volta ero veramente in forma anche sulla gara, e potevo addirittura fermarmi almeno due giri dopo. Ho deciso di fermarmi al giro 34 perché comunque Mauro si era fermato ed eravamo a posto, perché la mia preoccupazione era per lui perché consumava più di me. E in più a quel punto mi sono detto che col vantaggio che mi ero creato dovevo creare ancora di più, perché sapevo che poi dopo era più difficile per loro tornarci sotto, e così è stato, perché anche con la rossa non potevo rallentare, non potevo fare qualcosa di diverso, perché se avessi fatto qualcosa di diverso Drago e gli altri ci avrebbero ripreso, perché non potevo alzare il ritmo. Quindi l'unica cosa che si poteva fare era spingere al massimo, e sono molto fiero perché ho dimostrato di avere un buon passo. È vero, brucia un po' onestamente anche perdere la propria all'ultimo giro, perché in cuor mio sento che questa è stata veramente una delle mie più belle gare a livello, o meglio lo dico sempre, strategico, ma questa proprio anche con il ritmo. Però onestamente cosa posso chiedere di più? Non posso fare nulla, è stato bravo Luigi a tenere il mio ritmo, perché ho cercato di andargli sopra il secondo, però non ci sono riuscito. Da lì ho capito che non avevo molte chance, tranne che cercare di salvare l'erse, ma ne avevo molto molto di meno. Anche quando mi ha passato mi sono accorto che lui ne aveva tenuto tanto, ma devo guardare nella visione più grande. Significa che abbiamo tagliato fuori quasi tutti. Drago non so adesso se sta dentro 50 punti oppure no, comunque tutto sommato credo che anche lui è fuori, e che soprattutto abbiamo guadagnato punti su Fabio, e nei costruttori qualcosina anche su Ferrari. Quindi bisogna vedere la figura in grande. Luigi credo che mi ha passato per due punti, ma siamo lì, credo che si andrà punto a punto come è successo l'anno scorso. Speriamo di andare come l'anno scorso, ma quest'anno è un pelo più difficile. Però io sono contento di quello che sto dimostrando, che secondo me le gare non sono tutte così a trenino, si può fare qualcosa, e questo, mi basta questo, cioè sono contento. Poi mi brucia, ci sta, ma va bene così.
Molto bene, grazie mille Jay. E poi, insomma, veniamo. Sebbene, ok, noi esaltiamo chi è riuscito in questa incredibile strategia. Ovviamente, la pole, il grande ritmo. Ma purtroppo ogni tanto i bug del gioco, ogni tanto le toccate da dietro, tipo le combo a Spa. Questa sera Drago purtroppo c'è stata la strategia folle, cioè, era imprevedibile questa. Ma parto col fare tanti complimenti a Gianluigi, un po' all'Allegri, innanzitutto bisogna fare complimenti ragazzi. Comunque, ma parto col dire anche che per me fare quella strategia era impossibile. L'avevo scartata fin da subito perché consumavo veramente troppo le gomme e non ce l'avrei fatta né ora né mai, quindi non ho rimpianti per non essere arrivato primo questa volta, perché meglio di così non potevo fare, non avrei potuto fare una sosta, era davvero impossibile per me, perché soprattutto le gomme davanti le distruggevo. Infatti anche per questo motivo ho preferito andare sulla doppia gialla anziché sulla doppia rossa. Del resto, ma gara abbastanza lineare, primo stint, come ha visto bene Jacopo, è stato molto di gestione, ma semplicemente perché volevo evitare di tagliare prendere avvisi, e anche perché avevo un altro problema. Da qualche giorno sto usando la frizione come freno, perché il freno di norma già usavo 13 di zona morta, adesso però sfarfalla pure con 13 di zona morta, quindi non me la sono sentita andare oltre, ho messo la frizione. Il problema è che anche la frizione mi dà problemi, perché ci sono dei giri dopo un tot di tempo che freno in fondo ma il gioco mi frena tipo al 90%, ma è una cosa casuale che non posso prevedere. Infatti spesso arrivavo lungo perché non mi rendevo conto che non stava frenando più, pedale proprio non scendeva dalla telemetria del gioco, ma in realtà sì. Quindi è stata una gara tutta di gestione, almeno i primi due stint. Nel terzo ho spaccato nuovamente il gruppo, perché ho deciso di fermarmi un po' anticipatamente rispetto al gruppo che stava facendo con me due soste, perché ho detto magari provo con le soste avere un po' di fortuna, magari gli altri perdono tempo in pit lane, magari riesco a mettere più di un secondo dietro a chi avevo dietro. Il problema è stato che quando poi ho passato Flemin e mi sono ritrovato tipo a 9 secondi da Mauro, che aveva 3 o 6 secondi, già non mi ricordo, e già a prescindere vedevo che non guadagnavo, ma un po' me l'aspettavo, ormai la gara per la vittoria era compromessa, però avevo il 50-40% di ERS. E ho detto, vabbè, io non lo utilizzo, almeno arrivo dietro Mauro se ce la faccio, vediamo. O comunque vedo di guadagnare qualcosa. In 30 giri, senza toccare la modalità sorpasso, io mi sono trovato poi, quando ho finalmente preso Mauro negli ultimi giri, che avevo tipo il 15%. Cioè io sta cosa non è inconcepibile secondo me, non so, sarà proprio la pista di base che si consuma un sacco di ERS, però mi sembra assurdo che io non lo tocco e in 20 giri ho consumato il 30% così, puff. Quindi poi l'unica cosa che ho dovuto fare era, visto che c'era Sdem che non aveva assolutamente intenzione di passarmi, era spingere e prendere Mauro, spingere di pura guida. Ce l'ho fatta, alla fine ho avuto un finale al cardiopalma proprio con Mauro e Sdem, ho cercato di non passare subito Mauro perché ho detto mi serve un attimo di quel giro stando dietro Mauro, usando il DRS per ricaricare leggermente l'ERS per l'ultimo giro, perché sennò Simone mi avrebbe passato senza problemi. Ci sono riuscito per proprio un filo, perché non davvero ho finito la gara che non avevo più, quindi niente, mi prendo questo terzo posto, non sono matematicamente fuori ma forse per tipo un punto, però vabbè, moralmente era già finita dopo Singapore la mia corsa al titolo, quindi sono contento, dai, mi ritengo soddisfatto. Sì, hai assolutamente ben detto, passata più volte pressante in zona impressione della grafica con il punteggio 215 per Luigi, 213 J, 198 Fabio, 164 per Drago. Non dovrebbero esserci grosse novità nel post-gara, perché non era una pista da giri richiesti, quindi
51, entro ancora per un punto, 51 dei 52 ancora disponibili ad Abu Dhabi ed in Brasile. Torniamo da Luigi. Allora, Gigio, una settimana, forse anche più, di preparazione con la pausa, insomma, che c'è stata per lo spostamento della gara. E com'è stato, insomma, prendere questa pista nuova? Com'è andato in generale? Devo dire abbastanza semplice, cioè, mi spiego, non è una pista che fa molta selezione e più o meno giocando a MotoGP la conoscevo già. È stato difficile secondo me trovare un buon equilibrio tra passo gara competitivo e evitare di prendere avvisi, però diciamo che in gara ufficiale è scattato qualcosa, perché io comunque ne prendevo di avvisi, ma stasera forse ho fatto un po' più di attenzione, sta di fatto che sono riuscito ad arrivare senza. La difficoltà principale era quella, era cercare di arrivare in fondo prendendo meno avvisi possibili con un buon passo e possibilmente senza danneggiare il fondo sui dissuasori gialli. Nel complesso comunque è una pista quasi tutta flat out, quindi diciamo che non ci sono state troppe difficoltà, ecco. Molto bene, grazie mille. E domanda simile, tra virgolette, anche per Jay, che insomma, diciamo, l'organizzazione ti ha tolto Portimao come piste nuove nella quale inventarsi qualcosa di strano, hai preso Qatar. E visto che, insomma, dagli highlights del Kaiser, di Matteo Geraci, io sono fermo ancora alla Spagna, però provate tutti quanti insieme essenzialmente la pista settimana dopo settimana, allora quanto è stato, tra virgolette, difficile tenere questa strategia, non dico segreta, ma insomma, non mostrare troppo in allineamento che guarda, lui sta provando ad allungare. In realtà è stata abbastanza semplice, in realtà, perché solitamente sono uno che non fa problemi a farsi vedere la propria strategia, e quindi ogni volta che ero in lobby andavo sul più classico, ovvero io faccio due soste, magari dicevo a qualcuno: guarda, forse è meglio doppia rossa, perché me la sento meglio con la rossa. Questa volta non è stato difficile, perché probabilmente il fatto che c'era una settimana, e poi soprattutto è stato bravissimo anche Mauro, perché abbiamo provato bene per capire effettivamente bene quale delle due era meglio, anche poco prima del Gran Premio l'abbiamo provato. Allora, in realtà, se ci pensi, Iro non è nulla di inventato, bisognerebbe solamente provare e rendersi conto in proiezione cosa potrebbe essere la gara. Si sapeva che era una pista che difficilmente poteva esserci una safety car, e quindi a quel punto cosa fai? Cerchi di variare per vedere se effettivamente c'hai un vantaggio o uno svantaggio facendo diverse prove, ma anche prove che sembrano inutili, tipo fare 20 giri. Una volta mi è successo, durante queste prove avevo la gomma soft usata dalle qualifiche, quindi col 5%, e per puro caso, provando, ho visto che con partenza da fermo pieno di carburante era arrivato al giro 20 insieme alle altre gialle, senza perdere ritmo. Da lì mi è uscito il campanello, ho detto: ma stai a vedere che potrebbe funzionare una roba del genere. E poi ci siamo messi un po' a fare i passi e capire come potevano andare le cose, anche un po' immaginando come poteva andare la gara, eccetera eccetera. È solo questione di provare. Qualche volta un po' mi arrabbio se sento dire che magari io, quando faccio le strategie, è fortuna. Secondo me c'è del lavoro dietro, e sono contento che quando del lavoro dietro viene fatto bene, con criterio, come abbiamo fatto oggi, il risultato è funzionato. Poi non ho vinto, ok, però l'idea non era sbagliata, è quello che mi fa contento. E visto che non è stata la prima volta quest'anno, io sono veramente contento di come sto affrontando la stagione, tutta la stagione, così non posso recriminarmi nulla. Molto bene, grazie. E poi torniamo anche da Drago, ovviamente, anche per una domandina. Io non l'hai detto anche te, Simo, già da Singapore è stata chiusa, quindi almeno moralmente ci proiettiamo al futuro. Oggi è aperto
almeno non so se da oggi, io prima sono loggato sul gioco, ho visto che c'era tra le notizie, insomma, aperta la beta, almeno la richiesta per la beta di F1 24. Già fatta richiesta, ci si proietta, si spera in un capitolo meno storto, ecco, sotto molti punti di vista nell'online. Ma quello di sicuro, cioè, si spera davvero che possa essere la svolta. Io di recente addirittura ho scoperto un altro bug che praticamente se tu rimani fermo con la retromarcia attiva e premi il freno, la macchina fa un rumore strano col motore, cosa che non fa con le altre marce, una cosa mai vista. Comunque, al di là di questo, ma io la richiesta della beta sinceramente non l'ho fatta, comunque non penso di farla, perché come finisco la Master, queste ultime due gare, ho bisogno di prendermi un attimo di riposo, a parte che devo andare prima a Pisa, poi di nuovo a Bologna per il WEC, quindi voglio un attimo rilassarmi, e poi devo comunque fare la garanzia con volante, perché mi scade a luglio e ormai aspetto di finire la Master proprio per fare la garanzia, perché il volante sta morendo piano piano, quindi la richiesta non l'ho fatta, non so neanche, a dire il vero, se riuscirò a prendere parte al campionato anche il prossimo anno, perché si vedrà un po' da quello che mi prospetta per quanto riguarda il mio sogno, che è quello di fare il giornalista, e quindi bisogna vedere sotto questo aspetto, perché devo pensare al mio futuro e non so se avrò la possibilità. Se la dovessi avere, naturalmente ci sarò, senza ombra di dubbio, e tenterò magari un altro assalto per vincere questo campionato, però devo pensare un po' al mio futuro, quindi staremo a vedere. Naturalmente dipenderà anche da come sarà il gioco, perché se non dovesse cambiare di tanto, comunque dovesse rimanere lo stesso, cosa che non credo, almeno che non siano davvero stupidi in casa con Master, ma vabbè. In quel tal caso non so nemmeno se parteciperò, anche se dovessi avere il tempo, quindi staremo a vedere. Molto bene, sì, sotto quel punto di vista assolutamente tranquillo, più che normale, scatolone fitta, va bene in soffitta, poi si riprende, l'abbiamo visto tante volte, anche con piloti che oggettivamente la Master l'avevano vinta, tipo Fabio con Smoke, ma anche Raffo Idex, insomma. E l'ultimo Mister X, poi quando c'è modo, ecco, stasera si vociferava nel paddock che rientrò di Smokeman, però alla Summer lo rimandiamo, lo facciamo riposare ancora un po', il campione della Master su F1 2021, sì. E Matteo, hai qualche dubbio, vuoi toglierti con i primi tre, se no li liberiamo? Guarda, i primi tre direi che i dubbi li hanno fugati in pista, direi che è stata una gara impegnativa, non tanto impegnativa quanto quella reale in Qatar, però abbastanza per quanto riguarda dei meningi di Jay e Luigi soprattutto, e poi le fatiche di Drago, non solo derivanti dal volante ma anche andare a ripescare quei due fuggitivi davanti, insomma hanno provato un po' le energie fisiche di tutti, quindi io li congederei, sono soddisfatto delle risposte alle tue domande, insomma piuttosto esaurienti, quindi e augurerei una buona notte ai ragazzi, vi lascerei andare in parte dal buon Mark, che sarà pronto a fare le giuste remore per quanto riguarda i track limits, che questa sera sono stati più che presenti. Per un momento ho tremato, al Drago dice devo andare a Pisa, dico ecco mo va a bussare a casa Luconi il taccuino. Attenzione. Allora, grazie e buonanotte Luigi. Notte a tutti. Grazie e buonanotte Jay. Buonanotte a tutti. Grazie e buonanotte anche a Drago. Buonanotte, sayonara. Grazie e buonanotte Matteo per il commento di questa serata. Buonanotte. E il Luconi, che lo vedete ancora a schermo, ma probabilmente è nella party post-gara con gli altri piloti per raccogliere i vari feedback di coloro che sono arrivati alla bandiera a scacchi, ma anche chi no, il Giovi, se si è collegato per insomma, analizzare e aggiungere dati. Per quanto riguarda i campionati di FIT, l'appuntamento è a venerdì, visto che con i campionati ricominciamo con la Prime, già tutto assegnato sia per quanto riguarda il campionato piloti a Crick che il costruttori alla McLaren, forse qualcosa per le finals, ma tartaruga, diciamo, vista la doppietta McLaren nell'ultimo GP anche per loro in Qatar, diciamo un po' smosso le carte, ma c'è da fare bene i conti con l'ufficializzazione dei risultati. Poi ovviamente sport il lunedì, Pro League anch'essa assegnata, Kaiser Matte alla Aston Martin, e poi la Master come di consueto al mercoledì, in quest'annata rivoluzionaria almeno per quanto riguarda la Master League, dal giovedì al mercoledì anch'essa
ci scenderà in pista in Brasile. Anche da parte mia, Raffaele Nelli, per voi Rossi è tutto, grazie ancora per averci seguito, ci vediamo sui vari social, vi basta cercare Formula Talent Team, e sul sito www.formulatalentteam.com, lì vi dovete anche registrare, ovviamente tutto gratuito, ma entrate in un mondo soprattutto di statistiche e le parole dei piloti sarete i primi a leggerle, quindi vi aspettiamo. Grazie ancora a tutti e buonanotte.